Okay. Buonasera a tutti, si sente bene intanto? Sì? Ok, buonasera a tutti e benvenuti a questo dibattito pubblico tra il Partito Democratico e il Meetup 5 Stelle di Campobello di Licata. Il dibattito di questa sera in realtà è già cominciato prima di stasera, perché nasce da un confronto abbastanza vivace anche che ha avuto luogo in prima istanza su Facebook e di cui parleremo tra poco. Mi è stato chiesto di moderare questo dibattito, io ho accettato, devo dire, per un'unica ragione, e cioè il fatto che nella mia opinione due forze politiche attive sul territorio che si confrontano pubblicamente di fronte alla cittadinanza rappresentano uno dei momenti più alti e più nobili di democrazia possibile. Mi faceva piacere partecipare appunto a questa iniziativa proprio per questo motivo, perché questa formula che noi sperimentiamo stasera e che io spero trovi l'approvazione e il successo anche sia presso i partecipanti a questo dibattito che presso il pubblico, rappresenta una bella occasione di democrazia per tutta la cittadinanza. Questo è il motivo fondamentale per cui io ho accettato questo ruolo stasera. Alla luce di questa idea, che mi piace molto, io ho chiesto ai partecipanti di questo dibattito due cose fondamentali. La prima è quella di tenersi su interventi della lunghezza massima, orientativa ovviamente, di 3 minuti, giusto per dare un ritmo, diciamo, anche a quello che il pubblico ascolterà e non creare quello che io chiamo l'effetto comizio. La seconda cosa è il rispetto totale degli interventi altrui, cioè ho chiesto a tutti, ho pregato tutti di non interrompere nella maniera più assoluta chi sta parlando, considerato specialmente che tutti stasera avranno ampiamente diritto di replica, considerato anche che la serata di stasera non coinvolge solo noi presenti in questa sala, ma anche tutti quelli che la vedranno all'esterno. Mi sembra anche una bella occasione di far vedere fuori da Campobello anche quanto noi siamo capaci di dar vita a un dibattito serio, responsabile e soprattutto costruttivo per la cittadinanza, considerato specialmente che abbiamo occhi e orecchie piene di decine di trasmissioni televisive che si trasformano in risse da pollaio, di cui credo nessuno di noi ha voglia, per cui ci interessa soltanto ascoltare i contenuti che hanno da proporre gli intervenuti a questo dibattito e soprattutto farci un'opinione di quello che verrà detto, che costituisce un momento di informazione, a mio giudizio, molto importante. La seconda parte di questo dibattito, tra l'altro, coinvolgerà direttamente il pubblico, che avrà la possibilità di porre delle domande agli intervenuti sui temi attinenti all'amministrazione, ovviamente, che riterrà più opportuni. Per tornare all'occasione di questo dibattito nasce da 4 fotografie che il 25 dicembre Giuseppe Sicilia, che è alla mia sinistra, ha pubblicato su Facebook e che ritraevano i dintorni di piazza Tiananmen, diciamo con un taglio particolare, perché di fatto era una scena, diciamo, che lui stesso definisce desolante. Queste 4 fotografie erano accompagnate dal commento "Buon Natale da Campobello di Licata 2015, hashtag inconsistenza amministrativa". Questo è il punto di partenza del nostro dibattito. Io vi ringrazio fin d'ora per essere intervenuti e per la vostra cortesia e do la parola a Giuseppe Sicilia.
Allora, grazie per l'introduzione a Sergio in Torre, lo ringraziamo per aver accettato di moderare questo che è appunto un dibattito che rappresenta, credo, un momento alto della democrazia qui a Campobello Delicata, e ringraziamo anche, diciamo, il Partito Democratico che si è, come dire, ci ha proposto di poter parlare pubblicamente e ai cittadini di quello che comunque noi si pensa della situazione, diciamo, di odierna della città di Campobello Delicata. Intanto voglio anche ringraziare tutti i presenti per essere qui e partecipare a quello che può essere poi, appunto, come diceva bene il nostro moderatore, un momento di incontro tra i cittadini, noi, l'amministrazione. Ribadiamo che noi in questo momento rappresentiamo il Meetup 5 Stelle Campobello Delicata, siamo degli attivisti e in quanto attivisti nel senso vuol dire dei cittadini che si impegnano un po' più nel sociale, cioè stanno attenti a quello che succede nelle comunità in cui che vivono. E quindi, come normali cittadini, piuttosto che lamentarsi semplicemente, come si può fare, che è anche un diritto, comunque come si può fare semplicemente lamentarsi nei bar, cerchiamo di portare fuori le nostre esternazioni. Come diceva appunto nell'introduzione, questo dibattito nasce da un momento. Credo che già i motivi per cui l'amministrazione è stata stuzzicata da noi siano precedenti, ma alcuni articoli di giornale che abbiamo pubblicato nei mesi precedenti magari hanno un po' irritato l'amministrazione, quindi alla fine quindi si va a sfociare in quello che è stato il motivo di questo incontro, ovvero una fotografia, alcune fotografie che sono state pubblicate su Facebook, il social network. Eravamo insieme con quella sera con Roberto Casuccio, il 25 dicembre, ore 22:31, internet, il computer non sbaglia, e ci guardiamo attorno. C'era pochissima gente in giro, vabbè, quello, pazienza, potevano essere a casa, giustamente Natale, magari se lo passavano in famiglia, però qualcuno è uscito per farsi gli auguri anche nei bar. E che cosa abbiamo visto poi? Ci siamo guardati in giro, abbiamo visto una desolazione totale, cioè le strade totalmente disadorne di luci, e abbiamo riflettuto assieme, abbiamo fatto delle foto, poi assieme abbiamo riflettuto su questo. Ma questo Natale non è successo nulla a Campobello Delicata, non un'iniziativa, niente che possa avere in un certo senso rallegrato la festività dei nostri ragazzi, ma anche di noi cittadini, di noi adulti. Abbiamo visto la desolazione che veniva benissimo poi rappresentata da una fotografia che immortalava un cane che era l'unico essere vivente che attraversava il corso Vittorio Emanuele senza una luce, senza niente. Niente, l'abbiamo deciso di pubblicarla. Tra parentesi, l'hashtag vuol dire il punto di attenzione che si può ricercare sui social network, l'hashtag inconsistenza amministrativa, questo destro ce l'ha offerto a suo tempo il segretario Calà, quando in un commento, sempre su Facebook, perché è un luogo, è una piazza virtuale Facebook, in quell'occasione, mi devo distingere. Bene, in quell'occasione praticamente il segretario Calà diceva: speriamo che Crocetta cada. Questo è pubblico, è su Facebook. Speriamo che Crocetta cada, così che il Movimento 5 Stelle può arrivare ad amministrare la Sicilia dimostrando l'inconsistenza amministrativa e noi possiamo fare pulizia all'interno. Quindi in un certo senso si riconosce che difatti il PD a livello regionale, non parliamo del locale, comunque il PD a livello regionale ha bisogno di grande pulizia. Detto questo, era una premessa per dire questo Natale 2015 sicuramente le ragioni magari adesso ce le spiegheranno, ma non spetta a noi, non siamo noi ad amministrare, ce le spiegheranno. Però una cosa è certa: il 2015 si configura come il Natale mancato, il Natale che non c'è stato a Campobello Delicata. Allora, cominciamo dalla foto. Intanto ringrazio tutti gli intervenuti. Ringrazio anche il Meetup 5 Stelle per aver accettato il nostro invito, ed è meglio perché, come scrivevo su Facebook, è meglio invece di parlarci tra di noi, dico, questi discorsi farceli davanti a un pubblico, di modo che chi è interessato, i cittadini interessati, possano farsi un'idea autonoma dei fatti e non stare ad ascoltare né me né lui su Facebook. Partiamo dalla foto. Io, quando ho visto quella foto,
sull'inconsistenza amministrativa ci arriviamo in un secondo momento. Ho visto questa foto. Ora io dico, ci sono due motivi che spiegano questa foto. La prima è di carattere, diciamo, normale, generale. Cioè io vorrei vedere la sera del 25 chi mai dei presenti ha visto alle 22:30, 21:35 di sera, il giorno di Natale, la via Edison così come era inquadrata, piena zeppa di gente che passeggia la sera di Natale. Cioè in pratica la gente doveva lasciar perdere di cenare, lasciar perdere magari farsi la partitina a carte a casa, non stare nei bar o nei ristoranti, ma stare lì in via Edison perché Giuseppe doveva fare la foto. Invece la gente a quell'ora preferiva starsene al chiuso, e perché non si è mai visto a Campobello a quell'ora, la sera di Natale, tutta sta gente a riempire il corso. Questo è il primo. Per quanto riguarda poi la desolazione delle luci, le luminarie, Giuseppe, che ha scritto anche su Facebook pubblicamente che quando si è discusso il piano di riequilibrio nel nostro comune ha assistito al consiglio comunale e che si è fatto un'opinione sul riequilibrio che ha approvato, scriveva lui, cioè è stato d'accordo sul fatto che si è votato questo piano di riequilibrio. Ma questo piano di riequilibrio ha anche delle conseguenze. Una di queste conseguenze, per farla breve, è una lettera della Corte dei Conti che ci intima categoricamente a non usare una lira o un euro se preferite che non sia tra le spese obbligatorie. Ora ci sono tante di quelle spese che si possono fare in un comune, sì, ma non penso che le luminarie rientrino in una spesa obbligatoria, non ci rientrano, per cui il comune era impossibilitato a spendere quella cifra, anche avendola in cassa, non poteva spendere, per cui luminarie sono fuori discussione. Naturalmente adesso devo passare la parola, ma ci ritornerò per rendere il concetto un po' più chiaro. Prego. Faccio una velocissima replica anche per poi poter andare avanti nel discorso. Ovviamente non si parlava soltanto di luci, perché chiaramente in un momento in cui la cittadinanza soffre ben altre situazioni gravi, le luci sono l'ultima delle cose, però le iniziative potevano essere in qualche modo proposte. Chiaramente ricordiamoci una cosa, noi adesso siamo adulti e i nostri natali da ragazzi, da bambini ce li siamo fatti. Questi ragazzi di oggi, del 2015, non se lo sono fatto nessun Natale. Poi, per quanto riguarda il fatto che la Corte dei Conti blocca la spesa corrente, e andiamo indietro, quando il movimento, anzi scusate, il Meetup 5 Stelle Campobello di Licata, la spesa obbligatoria, quando il Meetup nel 2014 ha avallato in un certo senso quello che poteva essere un piano di riequilibrio finanziario, di certo non si aspettava che la Corte dei Conti bacchettasse questo comune con 21 punti e in cui chiedeva spiegazioni e quant'altro affinché potesse comunque essere ripartire questo piano di riequilibrio finanziario. Questi comunque non sono fatti che possono riguardare i cittadini, perché ricordiamoci che noi attivisti in ogni caso siamo cittadini e l'amministrazione che si deve prodigare affinché questo comune possa funzionare, possa essere oleato e possa spendere i soldi che sono nelle casse comunali dell'amministrazione. Non era stato detto questo durante la campagna elettorale da questa amministrazione che oggi amministra, ma dal partito e dal sindaco e dall'amministrazione e dalla giunta? Non era stato detto questo, si erano state dette ben altre cose. Il programma elettorale Campobello prima di tutto ce l'abbiamo sotto gli occhi, adesso noi lo leggiamo ogni tanto, però penso che voi lo ricordate, e non si parlava assolutamente della possibilità che un domani questo comune si trovasse senza una lira da spendere perché la Corte dei Conti decidesse, abbia deciso che questo comune non possa spendere neanche
neanche un centesimo. Questo dei luminari, diciamo, è stato il momento, un punto che ha segnato, diciamo, la svolta per fare capire che il comune, se non è commissariato, è un passo dall'essere, diciamo, sull'orlo, sul baratro finanziario. Più tardi, magari più avanti, potremo anche parlare del programma elettorale e di come ci sentivamo dire tutti noi non metteremo le mani in tasca ai cittadini. Questo era il mantra, era ripetuto alla nausea, finché magari uno ci poteva anche credere. Mentre noi sappiamo che proprio il 31 dicembre 2014 le tasse sono state portate al massimo, senza che nel Consiglio Comunale, che si era espresso già due volte negativamente, né i cittadini potessero dire la loro. Tra l'altro le tasse sono state portate al massimo svuotando le tasche dei cittadini di Campobello, di Licata, retroattivamente pure per le tasse del 2014. Ora, chi ha diciamo l'obbligo di amministrare questo comune ha l'obbligo di rispondere ai cittadini e spiegare il perché avviene tutto ciò. Okay. Qualcuno vuole replicare? Prego, certo. Allora, innanzitutto saluto anch'io tutti i presenti e ringrazio anche tutti i presenti qui delle riuscite, insomma, di questo incontro, che lo ritengo molto positivo. Solo per rispondere in questa fase ad alcuni elementi che sono stati tirati fuori. È stato detto che alcuni comunicati possano irritare l'amministrazione. Io personalmente mi irrito per poche cose e molto gravi, quando non certo per una critica politica, cioè l'amministrazione non si è irritata, anzi ben vengano gli stimoli e le discussioni, perché spesso le soluzioni nascono proprio da un confronto trovato assieme. Precisiamo allora, non c'è alcun blocco della spesa corrente, è una cosa tecnicamente molto diversa dalla spesa non obbligatoria. La spesa corrente si intende gli stipendi, si intende le bollette della luce, questa non è bloccata per nulla. Quello che è fermata è la spesa, è stata bloccata dalla Corte dei Conti, è la spesa non obbligatoria. Perché la Corte dei Conti? Non è una bacchettata che fa il Comune di Campobello, è un passaggio tecnico pressoché obbligato. Questo comune, per ragioni che andremo ad affrontare nell'arco di questa serata e ricordare, ma che già avevamo presentato ai cittadini due anni fa di questi tempi, a gennaio, il 3 gennaio 2014, ci siamo presentati a un incontro pubblico con tutti i cittadini di Campobello di Licata al Cinema Corallo, nel dire, signori miei, sono avvenute una serie di novità, dovremo cambiare, rivedere, ci assumeremo la responsabilità di quello che c'è da fare, di ciò che c'è da affrontare per il bene di questo comune, accettando tutte le critiche. È stato un dibattito quella sera molto partecipato, c'erano almeno 300 o 400 persone, non vorrei ricordare male, è stato un dibattito molto forte, molto serrato, in cui comunque ci abbiamo messo la faccia nel dire, guardate, c'era un mondo fino a ieri, da oggi ce n'è un altro. Il comune non è bacchettato, perché nel momento in cui abbiamo presentato un piano di riequilibrio, il piano di riequilibrio è ciò che evita la possibilità di un baratto finanziario, abbiamo sostanzialmente chiesto alla Corte dei Conti di spalmare tutti i debiti che abbiamo trovato in questo comune, ci tengo a dire che un solo debito questa amministrazione non lo ha creato, di spalmare i debiti presenti a questo comune su 10 anni, in maniera tale che sia sopportabile dalle casse comunali e si eviti il dissesto. Dal momento della presentazione della domanda sostanzialmente di riequilibrio finanziario al momento in cui verrà esitata, ai comuni che sono in questa fase intermedia viene inibita la possibilità delle spese non obbligatorie, nel senso, ok, sei in difficoltà, hai problemi, mi hai fatto una domanda di spalmare debiti, io valuto la tua situazione e nel frattempo ti impedisco di creare ulteriori debiti. E quindi è un passaggio tecnico. Sul fatto o meno della tassazione al massimo, va precisato due cose e mi avvio a conclusione. Le tasse al massimo, la tassazione locale, sono solamente alcune aliquote al massimo, che non è bello e spiacevole tutto il resto, non abbiamo tutte le aliquote al massimo al Comune di Campobello di Licata. La tassazione sull'attività produttiva, ad esempio sull'occupazione suolo pubblico, sia quella pubblica sia soprattutto l'occupazione suolo pubblico per quanto riguarda i ponteggi per i cantieri, è stata ritoccata dopo 20 anni che era ferma.
E anche questo comunque è un passaggio che è, tra virgolette, semi-obbligatorio. Dico semi perché da quando un comune non è in condizione di chiudere un bilancio, e chiudo per il momento questo passaggio, ha due strade davanti, o il dissesto o il riequilibrio. Per evitare il dissesto, che ti impone per 5 anni l'obbligo di tutta la tassazione al massimo, rinnovabili per altri 5 a discrezione dei commissari, c'è la possibilità del riequilibrio finanziario. Il riequilibrio finanziario, c'è questa fase di limbo in cui siamo ancora in attesa dell'esito, dopodiché, l'esito dipende dalla Corte dei Conti, non da noi, dopodiché nel momento in cui avremo dimostrato, se lo avremo dimostrato, di potere sostanzialmente pagare le rate, scusate se vado con la terminologia secca, avremo la possibilità di spaziare, diminuire e muovere. Sì. L'assessore Lombardo, l'assessore al bilancio. Sì, ma di fatto bene, quindi una sì, soltanto, subito, piccolissima, sì. Brevissima replica. Difatti, quando nel dicembre del 2014 siamo venuti a conoscenza che c'era la possibilità, anzi il rischio, che il comune andasse in dissesto finanziario, noi ci siamo espressi, ma a ragion veduta, abbiamo incontrato il sindaco, abbiamo incontrato l'amministrazione cercando tutta la documentazione per capire se era possibile un piano di riequilibrio finanziario, ma che il piano di riequilibrio finanziario portasse a questo, che è un baratro al momento, insomma non ce l'aspettavamo. E non so se volevi intervenire, volevo passare la parola. Sì, prego, tanto sì. Sì. Ovviamente non possiamo, diciamo, entrare in merito agli argomenti che tu hai portato avanti, perché non siamo all'interno dell'amministrazione. Non so se vi siete accorti, Giuseppe Sicilia si è guardato bene di dire gruppo Movimento 5 Stelle solo ed esclusivamente perché il Movimento 5 Stelle si può chiamare tale quando viene accreditato tramite un'elezione. A Campobello noi non abbiamo concorso a nessuna elezione, non abbiamo nessun rappresentante in consiglio, e quindi siamo Metup Campobello 5 Stelle, in pratica cittadini comuni come voi, cittadini né più e né meno. Quindi non possiamo entrare in merito ai tecnicismi. Quello che possiamo fare è chiedere semplicemente a che punto siamo col piano di riequilibrio, se questa agonia durerà e se durerà quanti anni ancora, e le prospettive che ha questa amministrazione per quest'altro anno e mezzo di governo. Quali sono, diciamo, le mosse che sta preparando per cercare di portarci fuori da questo baratro? È normale che la foto, caro Lillo, non identificava il momento delle 22 della sera di Natale, identificava l'atmosfera che c'è a Campobello, in generale 365 giorni di tutto l'anno. Era simbolica, capito? È logico che alle 22 non mi alzavo io da tavola per andare a passeggiare. Anche perché non c'era niente. Certo, non c'era niente di vero. Vabbè, quindi provo a fare una piccola sintesi. Allora, sostanzialmente da un lato c'è l'esigenza di dover fronteggiare una situazione finanziaria particolarmente pesante, che ci teneva a sottolinearlo l'assessore Lombardo, non è stata creata dall'amministrazione attualmente in carica. Dall'altro lato c'è una posizione per cui si dice sì, noi chiaramente avevamo preso bene l'idea di un piano di riequilibrio, ma non ci saremmo mai aspettati una serie di conseguenze tanto gravi che hanno portato al verificarsi di una situazione di cui la fotografia di Natale è, diciamo, una metafora a questo punto, cioè rappresenta, diciamo, tutto un quadro più ampio. C'è qualcos'altro che su questo tema su cui volete intervenire, qualcosa che volete precisare? Sì. Sì, prego. Volevo precisare questo. In pratica noi siamo arrivati, questa amministrazione è arrivata al Comune, ha trovato tutta una serie di debiti, si è trovata costretta a intraprendere questo percorso e siamo arrivati alla scelta del piano di riequilibrio. Ora dico, riferendomi alla spesa non obbligatoria, voi pensate una cosa. Noi siamo ben consci di in quale tipo di situazione è il comune, però noi siamo un comune, non siamo uno Stato, non siamo una regione, e noi dobbiamo agire con le possibilità
che un comune ha, logicamente non possiamo permetterci di aprire fabbriche, far ritornare i nostri emigrati di nuovo a Campobello. Noi, nel limite delle possibilità di un comune, uno cerca di agire. Ripeto, nel limite delle possibilità, però vorrei fare una piccola precisazione. Nella spesa non obbligatoria, rientrano anche gli aiuti che il comune dava alle rette degli anziani, nei vari IPAB o all'ISTAS, tanto per essere chiari. Cioè quegli anziani che praticamente non ce la facevano con la sola pensione a coprire l'intera retta, il comune, vedendo i SE e quant'altro, dava un contributo per arrivare, diciamo, alla retta. Tra la spesa non obbligatoria c'è anche questo. Ora, se io penso che da un anno e mezzo, non possiamo, il comune non può dare l'integrazione della retta a questi anziani, mettendo in difficoltà gli anziani e le stesse case di riposo che non incassano, col rischio che questi domani devono andare fuori, c'è cose molto più importanti. Voi pensate che noi con questo problema e il sindaco che va viene da Palermo per cercare almeno di sbloccare questa parte di spesa per sistemare, diciamo, questi anziani, la mia e la nostra preoccupazione debbano essere le luminarie? Posso parlare? Sì, scusate, va bene, intervino Roberto. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Comunque io sto vedendo il PD qua, però non sto vedendo l'altra parte dell'amministrazione comunale, perché l'amministrazione è fatta da due forze politiche. Quindi comunque, io volevo dire al segretario Calà che nel nostro discorso generale, cioè, noi non dovevamo parlare dei debiti precedenti, cioè delle altre amministrazioni, perché purtroppo a Campobello anche le altre amministrazioni, c'era il sindaco che faceva il consigliere di minoranza, c'erano molte altre persone che facevano consigliere di minoranza, quindi possibilmente potevano sapere come andava le casse, come erano combinate le casse del comune, giusto? Non penso che è caduto dal cielo, insomma. Cioè, non è che i debiti, cioè, se ci vado io al comune non lo sapevo che c'erano questi debiti, ma se ci andate voi e continuate ad andarci voi sapevate che c'erano questo tipo di debiti, c'erano quello che poi effettivamente si è trovato. Sì, subito. Do la replica al sindaco, ovviamente. Prima però mi permetto di rilanciare, in modo tale che tu possa rispondere anche a questo, la domanda che faceva Gaetano Zagarrigo, che mi sembra interessante, cioè che prospettiva abbiamo da qui in avanti, considerata la situazione che ormai conosciamo tutti. Prego. Sì, buonasera a tutti. È vero, dobbiamo partire dalla domanda che Gaetano ha fatto in merito a che punto siamo sul piano di riequilibrio, ma non possiamo non partire da alcune affermazioni, non da cittadini, ma da un gruppo di Metap Movimento 5 Stelle che ha una sua posizione politica, e quindi una posizione politica significa anche di una visione governativa di un paese. Quindi quando dice fallimento, inconsistenza. La domanda è un altro, dico, uno fa la valutazione prima in funzione di una conoscenza anche amministrativa. Il Movimento 5 Stelle a Campobello più volte ho ricevuto e ho invitato in funzione a fornire anche dei documenti di conoscenza
di conoscenza della situazione del Comune di Campobello di Licata. Quindi prima di scrivere inconsistenza o fallimento di una politica amministrativa locale da parte del PD, era opportuno che il Movimento 5 Stelle e le sue rappresentanze chiedesse, cosa che abbiamo dato e fornito nel passato, dei documenti, e allora dopo che avesse fatto un'analisi dei documenti anche contabili e amministrativi, avrebbe detto: tu sindaco sei un incapace, un incompetente, perché tu avevi queste somme disponibili e non le hai speso, oppure tu sindaco stai sperperando queste somme in questi capitoli e quindi tu in realtà li potrevi destinare in questo. Io mi fermo alle vostre affermazioni politiche, inconsistenza e fallimento. Dopo di ciò, quando Roberto Casuccio dice non bisogna partire dai debiti, ha ragione, ma un programma elettorale a cui fa riferimento Giuseppe Sicilia, che era stato presentato in funzione di una fotografia che c'era a quella data, che parliamo del 2012, in cui c'era uno stato del contenzioso del Comune di Campobello di Licata, che era in essere, che principalmente i cittadini sanno, era il contenzioso collato rifiuti dedolo ambiente. Che cos'è che cambia? Due sono i fattori che hanno cambiato il Comune di Campobello di Licata, e che quindi anche nelle scelte amministrative, e sono dati inconfutabili, non è uno fatto di una scelta di un comune o di un sindaco o di un'amministrazione. Uno, i trasferimenti da parte dello Stato e dalla Regione, che voglio dire a questa sala, ed è giusto che si sappiano: nel 2010 il comune dello Stato prendeva 3 milioni di euro, nel 2011 2 milioni e 7, nel 2012 1 milione e 4, nel 2013 680 mila euro, nel 2014 0, 2015 0. Andiamo al trasferimento regionale, questo parliamo di spesa corrente, 800 mila euro nel 2010, 800 nel 2011, nel 2012 400 mila euro, nel 2013 400 mila euro, nel 2014 e 2015 0. Quindi capite che non c'è più finanza derivata dal comune, cioè non arrivano più trasferimenti né dallo Stato né dalla Regione, quindi il tutto viene calato su una tassazione locale, quindi nei confronti dei cittadini. L'altro fattore che non va dimenticato, che è quello principale che ha fatto scaturire il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è la sentenza di primo grado, dove ci vede soccombenti nei confronti del lato rifiuti per 2 milioni e mezzo di euro. Quindi era una strada obbligatoria dettata da fattori non voluti da questa amministrazione, ma bensì, e i cittadini lo sanno come lo sa anche il Metap 5 Stelle di Campobello, di un contenzioso che durava 10 anni con lato rifiuti, 10 anni di contenzioso, senza mai preoccuparsi di fare nessuna transazione con questo lato rifiuti. Ebbene, l'amministrazione comunale, e chiudo in questo primo intervento, il 30 di dicembre del 2014, alla prefettura di Agrigento, dinanzi alla presenza di Sua Eccellenza, chiudiamo la transazione con lato rifiuti diciamo l'addetto all'ambiente, senza la presenza di nessun avvocato, quindi senza maggiori aggravi, senza pagare parcelle onerose, quindi con un intento di chiudere la transazione, così come su altre vicende. Quindi queste, non si può non partire a prescindere da questi fattori. Poi tutto il resto, in merito alle luminarie, ci ritorno volentieri, come per le luminarie, così anche per le altre cose. Però una valutazione di inconsistenza, di fallimento, non può che non partire da queste due situazioni. Poi tutto il resto possono essere smentite, ovviamente, da situazioni contabili, a meno che non ci siano soldi che io non conosca nelle casse o nei fondi comunali. Posso rispondere? Sì, ti faccio replicare. Come risposta, ovviamente, vogliamo dire una cosa. L'anno scorso il Meetup 5 Stelle, ovviamente a conoscenza di questa situazione, tra l'altro si era informata doverosamente con l'amministrazione, si è resa conto che probabilmente questo contenzioso con il lato rifiuti si poteva risolvere favorevolmente, e giustamente siamo usciti con un comunicato che probabilmente ha abbastanza aiutato questa amministrazione, che per ben due volte si è vista dal Consiglio Comunale bocciato quello che era il piano di riequilibrio finanziario il 6 novembre e il 12 di dicembre, per due volte. E in quell'occasione, tra l'altro, magari poi lo diremo meglio, qualcuno ha detto che non c'era più una maggioranza
al Consiglio Comunale. È stato proprio il sindaco a dirlo. Sempre in quell'occasione, comunque, noi, ciononostante non curanti, perché noi, torno a ripetere, sì, è vero, siamo cittadini attivi e forse rappresentiamo una parte politica, ma da cittadini, proprio al di fuori di qualsiasi logica, ci siamo espressi comunque a favore di un'amministrazione che, ricordate, è rappresentata in questo momento dal PD, che noi, diciamo, non è che amiamo più di tanto, lo sapete tutti, il Movimento 5 Stelle è fortemente critico nei confronti di Renzi, che tra l'altro, o di questo governo, comunque non voglio parlare di questa cosa qui, ma che comunque di fatto rappresentata, questo sindaco è l'espressione di quella forza politica che ha tagliato i trasferimenti ai comuni. Quindi, di che stiamo parlando? Comunque, detto questo, poi oggi ci ritroviamo, ovviamente non pensavamo che il piano di riequilibrio finanziario fosse così fortemente criticato dalla Corte dei Conti, perché, torno a ripetere, non spetta a noi spiegare il tecnicismo, ma ci sono 21 punti che il Ministero dell'Interno chiede all'amministrazione di risolvere, e non sono solamente i debiti precedenti, ma anche il fatto che sono stati inseriti delle somme all'interno del bilancio che non potevano essere inseriti perché la legge non lo prevedeva più, perché erano crediti inesigibili. Torno a ripetere, mi riallaccio a quello che diceva il mio caro amico Gaetano Zagarrigo, non spettano a noi i tecnicismi, però sono due paginette, le possiamo pubblicare, sono atti pubblici, le potete andare a prendere. 21 punti che dicono una storia leggermente diversa rispetto al fatto delle motivazioni perché sono stati tagliati i fondi all'amministrazione, tagliati, diciamo, la spesa, bloccata la spesa, scusatemi, poco fa ho avuto un lapsus, la spesa non obbligatoria, e non si faccia adesso, tra virgolette, populismo nel dire che noi ci lamentiamo perché non ci sono state le luminarie. Le luminarie rappresentano il quadro desolante di questo comune. Gli imprenditori agricoli, qui ne abbiamo un degno rappresentante, nel programma elettorale si vedevano scritto, per esempio Giovanni, questi sono, caro sindaco, si vedevano scritto che si sarebbero state iniziative, sagre, eventi e incontri al fine di valorizzare i prodotti tipici del comune. Non ci volevano centinaia, decine di migliaia di euro, c'è stato poco e niente. Le sagre di un Brunato Lumbanato, voglio dire, sì, vero, è bello, si mangia, banato, ci siamo divertiti, ma dov'è la tipicizzazione dei prodotti? Ci sono troppi punti che nel programma presentato dal sindaco e dall'attuale amministrazione durante le elezioni comunali non sono stati rispettati, e non erano punti che necessitavano di grandi somme per essere attuati. Ce ne sono tantissimi. Poi magari non vorremmo solamente portarla a uno scontro: non avete fatto questo, non avete fatto quello, non avete fatto quell'altro. Noi diciamo una cosa, come Meetup per esempio, e come filosofia del Movimento 5 Stelle in generale, se domani dovessimo presentarci, chiederemmo sicuramente presentarci come una lista comunale, non dico lo faremo, ma se dovessimo mai farlo, chiederemmo ai cittadini che hanno delle competenze, chi anche che non ne ha, di proporre quale può essere il programma. Successivamente forse faremo la lista, perché se quel programma che uscirà fuori sarà attuabile, allora forse presenteremo una lista. Qui invece è stato presentato un programma delle meraviglie, che già si sapeva che era molto difficile che si poteva realizzare. Scusate che se mi sono dilungato. Questo è il mio. Scusate, a questo punto, prima di dare il diritto di replica, ovviamente io mi permetto una domanda da cittadino, perché gli attivisti del Meetup 5 Stelle definiscono se stessi cittadini, ma peccando di modestia, nel senso che in realtà sono persone che si informano sull'attività dell'amministrazione, che leggono i documenti, lo vediamo anche come lavorano nel resto delle realtà locali in tutta Italia, per cui questa domanda a me viene spontanea. Dato questo quadro che noi abbiamo delineato per sommi capi e che conosciamo tutti, senza ovviamente scendere nei tecnicismi, le alternative che voi proporreste all'azione portata avanti finora quali sono? Per linee generali. Ok, questa è ovviamente una domanda abbastanza complicata, e ovviamente ci dovremmo trovare di fronte alla realtà, nel senso che se io mi trovo a 100 km orari davanti a una curva e mentre la faccio so quello che devo fare. Se io devo immaginare quello che devo fare, devo mettere 10 grammi di pressione sull'acceleratore, 50 grammi sul freno e girare lo sterzo, insomma non lo posso prevedere. Una volta che mi ci trovo davanti, probabilmente la soluzione la troviamo. Sicuramente, per esempio, oggi nel pomeriggio mi sono trovato a parlare così con un amico che è un europarlamentare, chiedendogli: senti,
ma dimmi una cosa, ma questi finanziamenti per le illuminazioni, cioè le rinnovabili per la palificazione, che significano risparmi di centinaia di migliaia di euro, per esempio, come funziona? Quando è che parte il progetto? Ecco, queste sono delle piccole soluzioni. Un'altra cosa che torno a ripetere, dobbiamo ricordarci una cosa, l'economia di questo paese, no, qua, paese Campobello di Licata, non c'è un'industria, non abbiamo una Fiat, non abbiamo niente di nulla che possa ricondursi a attività metallurgica o industriale. Sicuramente abbiamo un'ottima agricoltura. Quindi sin da subito saremmo partiti in quarta a potenziare quello che è il settore. Ma prendendoli in 3 anni e mezzo se ne potevano fare di iniziative, cose. Questo è così, giusto per dire, la curva intanto la comincerei a impostare così. Poi insomma, nel proseguo, affrontando le varie problematiche, insomma, noi abbiamo la nostra filosofia. Allora, bisogna essere precisi. Non commettiamo l'errore di dire non scendiamo nel tecnicismo sostituendo il tecnicismo con qualcosa di inesatto. Perché è questo, bisogna essere, il tecnicismo non è un piacere o un gusto, bisogna essere precisi proprio per evitare confusioni anche, e avere rispetto anche dalla platea che ascolta. Poco fa il Movimento 5 Stelle è un movimento che esalta, è una delle cose che io apprezzo maggiormente del 5 Stelle, esalta le competenze, è una cosa che giustamente ripeto, fare dire, Giuseppe è professionalmente impegnato nel campo dei pannelli solari e coinvolto quindi all'interno, citavi che ti interessavi per dei finanziamenti delle cose, perché conosci la materia abbastanza bene, dico, mi sembra perfettamente. Al tempo stesso dico, dobbiamo precisare, quando si parla di bilancio, attenzione, perché sono sottili le differenze che creano poi difficoltà alla comprensione. Il piano di riequilibrio presentato al Comune non è stato criticato, quella nota lì non critica il piano di riequilibrio, fa riferimento ad altro, tutt'altro. Il piano di riequilibrio in questo momento è semplicemente sul tavolo dei magistrati della Corte dei Conti, che si chiamano magistrati ma non hanno nulla a che vedere con l'ordine giudiziario della Corte dei Conti, che stanno valutando, quindi non è stato oggetto di critiche il piano di riequilibrio. Quella nota fa riferimento alla situazione che era fotografata nel 2013, situazione che, come ha accennato il sindaco, era antecedente e noi avevamo cominciato a lavorare per affrontarla. In sintesi, cosa lamentava la Corte dei Conti al Comune di Campobello di Licata? Le cose principali erano, giustamente accennato, i debiti inesigibili, che al 2013 erano una presenza forte. Va precisato che nell'arco del 2013 e su tutto il 2014 questo Comune ha azzerato i residui non esigibili. A differenza, con 1 anno e mezzo di anticipo, quindi riuscendo a gestire la questione con calma, con 1 anno e mezzo di anticipo rispetto alla stragrande maggioranza degli altri comuni, non faccio nomi, non è giusto farle, ma ci sono stati comuni che si sono ritrovati adesso a fine anno con 8 milioni di euro di disavanzo, per capirci, comuni paragonabili a Campobello di Licata. Era una presenza forte generale, praticamente cosa facevano nelle amministrazioni precedenti, per capirci? Mettevano delle somme da riscuotere, giusto per fare quadrare il bilancio alla fine da un punto di vista teorico, però queste somme si sapeva che non erano riscuotibili. Noi, quando siamo arrivati, grazie con un grandissimo lavoro degli uffici, si è cominciato a fare pulizia, a tagliare, giustamente questi mancati residui attivi nel bilancio non possono essere tagliati in un colpo solo, altrimenti poi alla fine non riusciremmo a presentare un bilancio equilibrato. Quindi si è lavorato da questo punto per stringere. Il riferimento della nota della Corte dei Conti fa riferimento la critica alla situazione del 2013, che c'era sul 2013. Va anche detto che quando noi abbiamo presentato il piano di riequilibrio è chiarito che praticamente tutti i punti presentati nel 2013 erano superati, o precedentemente, e il sindaco ha detto prima qual era l'elemento principale, cioè il contenzioso con la Corte dei Conti. Noi avevamo 6 milioni con la dell'ambiente, scusate, avevamo 6 milioni di crediti e 7 milioni di debiti. Giustamente la Corte dei Conti dice: scusate, ma ci sono queste somme che dovete darvi fra di voi, perché non ve le date e sistemate la situazione? Questo era, in poche parole. Vabbè, ok, non mi fermo qui. Vai, questo. Solo un attimo.
Non so se sì, faccio replicare il sindaco, dopodiché ripasso la parola al Meetup 5 Stelle. No, mi diceva in merito all'agricoltura, è vero, è trainante. Io sono riuscito a fare 3 incontri con degli agricoltori, non so se in quell'occasione c'era anche l'amico Gaetano, e con i professionisti del mondo dell'agricoltura. Bene, c'è una diffidenza impressionante, ma perché? Perché è un fatto culturale dell'agricoltore, e lo parlo, e parlo anche perché mi ritrovo ad avere a che fare con questo mondo dell'agricoltura, perché tra di loro diffidano, perché tra di loro non riescono neanche a cooperare, neanche tra loro professionisti. Quindi ho fatto più di un incontro per cercare di fare una banca dati delle imprese agricolo di Campobello. Ebbene, alla fine ognuno di loro ha fatto la sua strada, perché hanno un modo di concepire individualistico ognuno, ma viene da un qualcosa di innato che è in noi. Io vengo da una famiglia di agricoltori, mio padre era, diffidavamo tutti tra di noi, anzi se potevamo fregare sempre l'altro era la cosa migliore. E infatti Provanesia, che sono venuti anche i commercianti di fuori a venire a vendere il nostro ottimo prodotto di Campobello di Licata. Cosa ha fatto questa amministrazione? Consapevole sempre delle risorse che ha disponibili. Intanto la Corte dei Conti ci ha tagliato il discorso della possibilità di poter avere a che fare con società consorziate anche pubbliche, perché ce lo vieta, le partecipate, tagliate. Infatti siamo dovuti uscire dalla Propiter, che è in liquidazione, la Propiter era un ottimo volano. Poi c'è un altro strumento che è il GAL, che il comune non è socio, ma ha chiesto di entrare nella società, e si perdono i soldi per svariati motivi, ma non per colpa dell'amministrazione del comune, perché non è neanche socio, ma è partner di questo GAL. E in ultimo, che non è elemento da sottovalutare, chi è agricoltore lo sa, il PSR è stato approvato qualche mese fa, quindi c'è la nuova programmazione sull'agricoltura, il piano di sviluppo rurale 2014-2020, che è stato approvato neanche un mese fa. Capite bene che lì si tracciano, ci sono 2 miliardi e 200 milioni di euro da sviluppare con 4 linee di finanziamento nel mondo dell'agricoltura. È lì che si deve attrezzare. Quindi è inutile che stiamo a parlare o di... Io ho tentato tante realtà come le OP o altre organizzazioni. Per esempio anche stamattina è venuta un'associazione di produttori per la filiera corta per il mercato del contadino. E bisogna vedere lì se riuscirà a trovare attecchimento nel nostro comune. È un fatto culturale. Quindi sull'agricoltura... Altro che si potrebbe fare. Qua Calogio mi diceva diga Borginissimo, da 8 anni che è chiusa, 8 anni andare e venire degli ultimi 2 anni, nessuno interessava, quasi quasi trovavo, è quello che ho capito, un ostacolo alla ristrutturazione, alla sistemazione di questa diga da parte non so chi. E non capisco perché dopo 8 anni ancora questa diga non si riesce a sistemare. E il governo Crocetta ha già nel maggio del 2013 sbloccato le risorse per la sistemazione di quel vascone Borginissimo. Qualcuno parla dell'industria, è vero, anch'io avrei un sogno dell'industria, caro Giuseppe. Ma andate a chiedere chi è nella zona industriale di Campobello Ravanusa. L'altro giorno mi hanno mandato il messaggio, è arrivata l'acqua. Hai capito cosa si parla della zona industriale? L'IRSAP. Cioè tutte queste cose qua, hanno rubato lì, in quelle cose, hanno tradito gli industriali, altro che industriali venire in questi luoghi qua. Bisogna essere coscienti di quella che è la situazione, anzi questa amministrazione, cosciente del piano regolatore, che c'era una vastissima area che era un piano di insediamento produttivo tra Campobello e Ravanusa, l'abbiamo riportato di nuovo ad agricolo, perché non aveva senso mantenere un'area industriale e far pagare la gente, a far pagare le gente limo. Questa è la verità. Per essere appetibile a un'industria venirsi a radicare nelle nostre realtà ci vogliono le condizioni, sono fattori che sicuramente non dipendono solo dalla volontà di un comune. E sulle energie rinnovabili, questa amministrazione fin da subito si è insediato sul patto dei sindaci. Se si è bloccata la regione non si può addossare la responsabilità a un comune, ma il comune fa parte del patto dei sindaci. Quindi noi ad oggi sui vari bandi ci siamo tutti, patto dei sindaci sulle energie rinnovabili. Quindi dico, è vero che ci sono, possono essere delle criticità o meno, ma gli appuntamenti, quelli che ci sono, per quello che è la fase intermedia tra il passaggio tra la vecchia programmazione 2007-2013, 2014-2020, il comune di Campobello è stato presente. Beh, sul
sul tema area industriale, chiaramente ovviamente bisognerebbe agire di sinergia con gli altri comuni, ma chi si mette in campo si piglia l'onere di farlo. In 3 anni e mezzo non si è visto questo slancio, questa forza nel voler portare o intercettare degli investimenti, al punto che viene a mancare pure l'acqua nella zona industriale. È obbligo di chi si mette nell'amministrazione, oppure dire: signore, scusate, dopo 2 anni abbiamo fallito, non siamo riusciti a fare il programma, non siamo riusciti ad attuare il programma, ci rimettiamo ai cittadini. Scusate una cosa, ci sono comuni vicini a noi che oggi per non avere rispettato il programma negli 8 mesi in cui sono rimasti in carica, sono stati già dimessi quei comuni, perché il programma e il patto che il sindaco, che l'amministrazione fa con i cittadini, non nessuno dice che è semplice, ci mancherebbe altro, anzi è un compito arduo, ecco perché bisogna avere, come noi intendiamo, la partecipazione di tutti e più possibile, di tutti i cittadini. Chiaramente nessuno dice che avete un compito semplice, ma lo avete preso, come a dire, pulisco, a bicicletta, pedalate, chiaramente. Così è, purtroppo. Non vi potete lamentare: dalla precedente amministrazione sono arrivati dei debiti e quindi noi non potevamo, e quindi è successo l'irreparabile, questo e quell'altro. Cioè, dico, però una cosa, io sono intervenuto, ma in realtà, se mi consentite, l'esperto, diciamo, colui che è direttamente un imprenditore agricolo che ha da dire, magari se possiamo passare la parola, se siete d'accordo, a Gaetano Zagarrigo. Per quanto riguarda l'agricoltura, caro Giovanni, io non esito a darti perfettamente ragione per quello che hai detto. Sarebbe a dire che gli agricoltori sono diffidenti, gli agricoltori non sono abbastanza, come posso dire, aperti o capaci di capire che l'associazionismo, eccetera, la cooperazione possono essere il volano di ripresa. Però da parte di un'amministrazione attenta c'è un momento in cui si può fare leva, che le istituzioni possono fare sia a livello regionale che a livello comunale, cosa che è stata un poco disattesa, è quella della valorizzazione dei prodotti tipici nostri. Noi abbiamo in Europa una grande battaglia che possiamo vincere sulla tipicità e la valorizzazione del prodotto. Noi abbiamo l'uva Italia Canicattì, capisco benissimo per quel discorso che dici tu che non potete aderire a partecipate eccetera eccetera, ma ci sono altre forme che potevano dare possibilità di finanziamento affinché si potesse fare una forma di propaganda, di promozione della tipicità dei prodotti locali. Certo, si dovevano creare le sinergie giuste, magari dicendo agli agricoltori che non ti costa niente creare un'associazione, e il comune metteva quelle 100 euro per andare dal notaio e creare l'associazione, poi possibilmente ci sarebbe stata la possibilità di attingere a finanziamenti europei. Scusami, i 100 euro deve dare il comune per pagare la Ma sai com'è? Se tu chiedi all'agricoltore un euro, sai benissimo che pensano, allora posso dire che a casa però ti faccio replicare. No, perché signori, ti chiedo per favore, però. Sì. Dei 100 euro, cioè il comune spende per il comune, non è che può spendere per il privato. Allora scusate, facciamogli concludere l'intervento, poi ti faccio replicare. No, perché si crea confusione, Faccio replicare. Il bilancio del comune è il comune che paga il Giovanni, non prendere letto quello che dico io. Il comune poteva essere patrocinante di queste iniziative e quindi metteva quella qualcosina, come è successo anche con le associazioni sindacali, che hanno creato e hanno fatto in modo che si creassero delle associazioni che si occupano di tutt'altro, si occupano di formazione, si occupano di promozione, si occupano di altri settori. Però diciamo, non dico che il comune sarebbe in tutti i casi riuscito a fare miracoli, però la cosa da fare è quella. Indubbiamente creare una società commerciale assolutamente no, perché come ti dicevo prima hai perfettamente ragione su quel discorso là. Va bene, io mi permetto solo di aggiungere, prima di passare la parola al sindaco, che per esperienza personale la mancanza della capacità
di coesione tra esponenti delle stesse classi produttive è una cosa cronica che c'è in Sicilia, che va ben oltre l'agricoltura, perché è il dramma della pesca, è il dramma dell'artigianato, è il dramma di tutti i settori produttivi legati ai piccoli produttori. Quindi diciamo è una cosa che conosciamo purtroppo bene tutti. Passo la parola al sindaco. No, io in merito alle affermazioni, perché poi può sembrare che un comune possa erogare somme a chissà che cosa. Io patrocinare, i patrocini il comune ha dato tutto per ogni iniziativa, ma capite che il vero fattore, diciamo, di, il vero collante di un territorio, prima di tutto per la promozione di un territorio, nasce, diciamo, da parte degli attori. E in questo caso l'attore, e tra gli attori c'è il comune, ma gli attori sono i produttori. E ne è la prova evidente di promozione del territorio, lasciando perdere poco fa, ma che è quello della Sagra dell'Umbornato e della Nambanata o di altre manifestazioni, quella è la valorizzazione di un territorio, perché promuoviamo quelle che sono le nostre diciamo, tipicità che abbiamo, come abbiamo le aziende vinicole e tante altre realtà. Ma siamo consapevoli e coscienti, e penso che anche voi siete consapevoli e coscienti, che il problema di un'economia reale come la nostra dipende da fattori esterni di un bilancio comunale. Perché se in un bilancio comunale, nella spesa corrente, destini 0 euro, capisci che non può un comune andare a fare politica di sviluppo. E poi all'amico Beppe Sicilia, da consigliere comunale di minoranza, io e la consigliere Sferrazza andavamo a fare le denunce nella zona ASI, scagliandomi contro quello, il malaffare della gestione ASI, capito? Quindi altro che andare in zona ASI, andare a denunciare il come venivano assegnati i lotti all'interno delle cose. Oppure, tanto per non fare confusione, il mercato ortofrutticolo che è vicino al campo sportivo, non è di proprietà comunale. Qualcuno vorrebbe fare un po' di filosofia su questi argomenti. Non è proprietà nostra, cioè della regione. Mi sono attivato con l'assessore per cercarlo di darlo in concessione a chi se la giudica e riesce a fare la manutenzione, ma purtroppo i tempi della politica, i tempi della burocrazia regionale non li detta sicuramente un comune. Una cosa è certa, che comunque, cioè, se qualsiasi azione che sia venuta dal territorio, il comune l'ha sempre patrocinato. E vi invito anche a una riflessione: qui a Ravanusa ci sono due OP, a Campobello non si riesce a organizzare un'organizzazione di produttori agricoli, eppure c'è un tessuto economico che è fatto di agricoltori, a Ravanusa ce n'è due. Ma vi chiedete perché dopo due annualità, due iniziative sull'uva Italia è scomparsa questa iniziativa? Ve lo chiedete anche questo? Cioè, questo è inutile che stiamo, sappiamo il vero problema, ma di sicuro siete coscienti, come lo siamo coscienti noi, che non è un comune o un bilancio di un comune che può risollevare. Può essere creare i contatti con le giuste filiere. Nell'agricoltura oserei di più, considerato che mi trovo nel ruolo di sindaco, e qui ci vado anche forte e taglio. Nell'agricoltura purtroppo ci sono dei fenomeni nella nostra agricoltura, caro Giuseppe, e che sono in questo caso molto più grillino da parte tua, non perché qualche cosa. Purtroppo nella campagna presto si stanno verificando delle situazioni che tutti sapete, come avviene la vendita dell'uva sulla pianta, di vigneti che vengono tagliati, come avviene il vero commercio dell'uva su Campobello. Questi sono gli interrogativi che i cittadini si devono chiedere. Chi è che governa il prodotto a Campobello di Licata? Ti invito a fare questa riflessione. Perché il prodotto non si vende come si dovrebbe vendere? No, Giuseppe Gaetano, lasciamo perdere. O poi farai il tuo intervento. Farai il tuo intervento. Io faccio il mio intervento. Tu fai il tuo intervento. Io ti sto dicendo chi governa la vera filiera dell'uva Italia a Campobello di Licata. E chiediamoci perché si verificano anche determinati fenomeni sul territorio. Oppure dici a sostegno dell'agricoltura andiamo un altro versante, quando l'anno scorso tutti i fili sono stati tagliati nelle campagne. Questo sindaco, come questa amministrazione, ci attivavamo quotidianamente con la prefettura per andare a fare tutta una serie di azioni per riportare la corrente nelle campagne, con l'ingegnere Saputo e compagnia bella. Queste sono le situazioni che ci sono nel nostro territorio e che dobbiamo cercare ad aiutare agli agricoltori. Scusa se ti volevo interrompere, ma ti volevo interrompere semplicemente per dirti che siamo grillini alla pari, perché sono perfettamente d'accordo su quello che dici tu, e lo sappiamo tutti come funzionano le cose sia a Campobello, un po' meno forse a Ravanusa, perché i ravanusari, contrariamente a quello che può sembrare, sono molto più rampanti. Campobello fra 10 anni non esisterà più. Gli agricoltori campobellesi si sono arresi già da un pezzo. Stanno supplicando i figli di laurearsi, diplomarsi, andarsene da questo paese,
per la situazione che dicevi tu e per altre situazioni. I campobellesi si sono arresi, Giovanni, non alzano più le braccia, ci mancano i fili della corrente, non protestano più, arrivano le tasse, non protestano più, gliene sta fregando di niente perché ci invecchieremo e moriremo qua, la mia generazione, ma i miei figli qua non ci moriranno per quella situazione che dici tu. Scusa, no, non è responsabilità tua, è solo uno sfogo che ho voluto fare sull'appunto che hai fatto tu. Quindi la situazione è, da questo punto di vista non politico ovviamente, è molto più grave. Quelle dichiarazioni che hai fatto tu vuoi ben benissimo vedere che io le ho rimarcate, d'accordo? Quindi, anche per continuare, il fatto che ci si rivolga a caro Giuseppe, caro, no, il discorso è che noi conosciamo bene quali sono le problematiche del territorio, ma ancora una volta, 30 secondi, ancora una volta voglio dire, chi si mette in prima linea ad amministrare deve assolutamente combattere e battagliare appunto in prima linea. Poi non si può dire soltanto la Corte dei Conti ci ha bloccato la spesa corrente, quest'altro, svuotare le tasche dei cittadini con le tasse che sono obbligatorie, arrivare a un nulla di fatto per la crescita di questo comune e poi dire voi grillini non sapete com'è la situazione. Mi sembra abbastanza così, superficiale come valutazione della situazione attuale. Sì. C'è qualcuno che vuole replicare o vado avanti io? Bene, per me è evidente come davanti a un quadro, diciamo, che abbiamo delineato, che è abbastanza preoccupante anche, e che in qualche modo l'amministrazione sta fronteggiando per quelle che sono le sue competenze e d'altra parte, come vediamo, impegna anche l'energia di altre forze politiche del territorio, insomma c'è molto di cui discutere, c'è molto su cui combattere. I cittadini sanno benissimo quante difficoltà ogni giorno si debbono affrontare per fronteggiare una crisi che ormai, diciamo, investe tutti i settori e anche le singole persone, le famiglie, le conosciamo tutti bene. Se voi siete d'accordo, io passerei la palla al... No, io volevo fare delle domande su un tema che ha a che fare con quello che io ho appena detto e che ovviamente coinvolge tutti e che è un tema che in giro sento spessissimo, e cioè la tassazione inerente la spazzatura, la tassazione inerente la casa e la questione Girgenti Acque. Ovviamente per rispondere a questi temi io darò più tempo perché è una tripletta, diciamo, abbastanza impegnativa. Credo che sia un tema caro a tutti i presenti, me compreso, e mi sembra interessante approfittare di questa occasione per appunto darci tutti un quadro chiaro di quella che è la situazione. Prego. Io, in merito a questo, ovviamente, anche se c'è il Calogero che è responsabile dell'ufficio tributi, io faccio la situazione sia per quanto riguarda i rifiuti, per quanto riguarda la tassazione. Ovviamente io mi aspetto, dico sempre sulla stessa domanda, che comunque ci siano dalla parte del METAP quali dovrebbero essere le alternative per non fare, diciamo, questa tassa, per abbassare questo tipo di tassazione. Andiamo ai rifiuti. I rifiuti, come sanno i cittadini e come ho detto in diverse occasioni, il Comune di Campobello di Licata, tra i punti che criticava la Corte dei Conti, era il disallineamento della riscossione della spazzatura. Cioè, in poche parole, negli anni in cui c'è stato il commissariamento del Comune, per 3 annualità il Comune non ha notificato la riscossione della spazzatura. Perché questo non l'ha notificato? Perché nel servizio alla dedera doveva essere, passava anche la gestione della riscossione. La riscossione non la fece la dedera, e quindi prima che andasse in prescrizione, la Dedalo e il Comune a suo tempo con i commissari notificò le annualità pregresse prima che andasse in prescrizione. Che cos'è che c'è stato questo? Così, da dopo che ci fu la commissione, anche la precedente amministrazione alla mia e anche la nostra, c'erano tre annualità da notificare. Quindi che cos'è che c'è stato? C'è stato un ingorgo
un ingorgo di tassazione, questo è uno dei fattori, un ingorgo di tassazione, cioè più annualità nella stessa, nello stesso anno. Perché la Corte dei Conti ci bacchettava questo? Perché il Comune, che puntualmente ogni mese paga il servizio di nettezza urbana al Comune, noi siamo in regola fino al dicembre del 2015, ricorre all'anticipazione di cassa, cioè al prestito in banca, per pagare il servizio della spazzatura. E allora la Corte dei Conti bacchetta e dice: scusami, ma tu devi tassare il cittadino, perché è la copertura integrale del costo è a carico del cittadino, quindi tu devi emettere le bollette. Corte Conti dice: tu non me lo puoi raccontare che devi notificare 3 annualità, tu devi andare dai cittadini, perché sono loro che devono coprire la tassazione. Quindi che cos'è che ha dovuto fare il Comune? Notificare questa amministrazione, responsabilmente, consapevoli dell'impopolarità, ma è questo il ruolo che rivestiamo, nel senso, sapendo che era tra il dissesto, che comunque anche l'ipotesi del dissesto doveva portare a questa notifica di queste annualità pregresse. Quindi abbiamo dovuto purtroppo notificare tutte queste annualità. L'altro fattore, che non dipende dal Comune, perché il Comune di Campobello rappresenta l'8% all'interno dell'addedo l'ambiente, una società a tutt'oggi in liquidazione. Lì è molto più profonda la riflessione su quella situazione dell'addedola. Ma il costo non lo determina il Comune di Campobello Delicata. Per saperlo i cittadini, la spazzatura quando si paga non va a finanziare sagre o feste, che su questo possiamo poi ritornare in qualche domanda specifica, non va a finanziare l'attività amministrativa del Comune, ma va a coprire quello che è il servizio della nettezza urbana, consapevoli che di fatto non si riesce neanche a riscuotere, quindi abbiamo un abbassamento della riscossione. Ma capite che è un fattore che non governa il Comune, questo a prescindere chi vada domani ad amministrare o chi è consapevole di sapere la cosa. Il fattore dei rifiuti non lo governa il Comune. No, siccome hai detto che c'è la possibilità di... il discorso della... No, l'altra cosa era la tassazione. Perché è alta la tassazione? Perché dobbiamo fare i conti con quella che è i debiti del Comune, il bilancio, il piano di riequilibrio che noi abbiamo approvato. Dicevo, sono dati di fatto. Il Comune ha chiesto nel piano di riequilibrio, la prima annualità è stata deliberata in questo bilancio, deve andare a coprire i debiti che sono pari a 1,5 milioni di euro, che vengono dal passato, punto. E in più dobbiamo finanziare quella che è la gestione ordinaria. Quindi non è che è lì la riflessione, è la domanda che faccio. Io può anche essere sia pazzo e spendo, no, chiudo, vi do 6 minuti poi voi, e spendo in altre. Mi volete dire dove avvengono gli sprechi di questa pubblica amministrazione? Io voglio sapere questa amministrazione dove spreca. Io ho una cosa. Io ho domanda specifica e che sia data una risposta. Dove spreca? Rispondo, la domanda è un'altra. Io rispondo a quello che io ritengo che sia meritevole di risposta nel tuo discorso. È vero, ovvero, come dicevi prima, eri consigliere di opposizione, adesso sei sindaco. Se lo sei stato anche nelle amministrazioni precedenti con quelli e quant'altro, quindi la situazione del Comune la conosci benissimo. Vorrei capire e ribadisco di nuovo questo concetto: come mai in campagna elettorale non l'hai dette queste cose? Anzi, dicevi non avresti messo le mani nelle tasche dei cittadini. Torno a ripetere: il programma elettorale, il patto che l'amministrazione, il sindaco fa con i cittadini, se non riesce a rispettarlo, non dico per colpe necessariamente personali, per incapacità o quello che sia, non sto dicendo questo, ma per fatti contingenti è bene che si rimetta il mandato. E voglio dire un'altra cosa, il programma l'avete scritto quando? Mentre uscivate dalla situazione disastrosa che voi adesso state dipingendo, quindi a che pro avete detto ai cittadini? Poi scusatemi, a questo punto forse anche preso in giro in campagna elettorale pur di avere il voto, e come mai non riuscite a rispettare questo punto adesso? Cioè il punto è questo, i cittadini vi stanno chiedendo, noi Meetup 5 Stelle vi stiamo chiedendo, signori, siamo arrivati al punto che dal programma delle meraviglie siamo arrivati con c'è manco una luce, per Natale, siamo arrivati a questo punto, vero è che avete tutte le vostre difficoltà. Inoltre un altro discorso, tecnicismi a parte, abbiamo provato a ricordare a questa amministrazione che esiste uno strumento che si chiama bilancio partecipativo,
democrazia diretta, democrazia partecipata, che prevede che il 2% della spesa dei trasferimenti IRPEF che la regione fa ai comuni venga deciso dai cittadini in un'assemblea come questa, oppure con una votazione online. Ci sono delle proposte che vengono fatte dai cittadini e solo ed esclusivamente i cittadini, la legge è chiarissima, sono 4 righe, possono decidere come spendere quelle somme. Noi l'abbiamo proposto il 30 di novembre, inascoltato, poi abbiamo protocollato la richiesta, inascoltata, ne abbiamo fatte più di una, finalmente ci si dà un contentino, dice vabbè da, vediamo 5.000 euro, a sti livelli, nel Consiglio Comunale purtroppo abbiamo assistito a questa superficialità nei nostri confronti, in realtà i soldi che dovevano essere spesi, ma l'abbiamo spiegato anche ai funzionari, sono 10.200 euro, tant'è vero che se vi ostinate a dire che sono 5.000 euro questi soldi, ne pagherete le conseguenze come un errore, punto. E questo lo affronteremo dopo nel momento debito, adesso staremo a vedere come stanno le cose. Ci viene notizia che la Giunta ha deliberato per 5.000 euro, ma questi soldi li dà una scuola, non li dà dei cittadini. Cioè il testo di legge è italiano, possono partecipare associazioni, partiti politici, privati, cittadini, e loro stessi devono decidere. Perché ci sono queste incongruenze e poi venite a dire ma voi siete ora comunque di fatto abbiamo saputo che la Giunta ha deliberato una cosa su cui non poteva deliberare, quindi il prossimo esercizio già parte con 10.200 euro di debito in più, ce l'abbiamo i debiti pure chiesto, cioè insomma. Sì, scusate, a questo punto sono due. A questo punto sono due, una risposta in due blocchi, cioè la prima che riguarda la congruenza tra la campagna elettorale e l'azione dell'amministrazione, la seconda è questa questione legata al bilancio partecipativo. Prego. Allora, io quello che mi permetto di. Scusate, così mi rendo conto del tempo che passa. Allora, la domanda che andrebbe posta all'amministrazione, non che voglia sostituirmi per carità agli amici del Meetup, è quella: di fronte alla situazione che si è venuta a presentare o che si è evoluta, stata facendo per decisioni, come abbiamo discusso anche stasera, do atto che si rende conto che non sono nate in questa amministrazione le difficoltà che vengono, e che tipo di azione hai fatto e quale decisione hai preso nel momento in cui hai visto evolvere la situazione in peggio. Io vi faccio tutto un piccolo esempio. Poco fa il sindaco diceva una delle cose su cui la Corte dei Conti richiamava e ha continuato a richiamare finché non si è dovuto operare era il ritardo con cui veniva riscossa la TARSU rispetto all'anno di competenza. Teoricamente la legge dice che a gennaio 2016 andrebbe notificata la TARSU 2016, per capirci, mentre noi eravamo arrivati che nel 2009, se non ricordo male, no, nel 2011 l'ultima notificata era la 2008 o qualcosa del genere. Per capirci, durante gli ultimi giorni della campagna elettorale, il commissario la mattina prese la decisione di notificare, proprio perché c'era questo ritardo, contemporaneamente l'annualità 2010 e 2011 con le stesse scadenze. Quindi nei fatti una doppia tassazione. Lì ci siamo subito presi, è stata la prima azione fatta da questa amministrazione, che è stato oggetto anche di un dibattito forte interno, ci siamo presi la responsabilità di posticipare di 180 giorni le scadenze della 2011. Lì sì siamo stati bacchettati dalla Corte dei Conti, perché ci ha detto voi state così allungando i tempi di recupero, ma io sono felice di essere stato bacchettato da questo punto di vista, perché almeno abbiamo diluito. Poi non è piacevole per nessuno il fatto che ogni anno nei fatti abbiamo dovuto notificare due annualità, perché per 3 anni io come tutti non abbiamo pagato la spazzatura, cioè era bello un po'. Per capirci, per quanto riguarda il discorso della democrazia partecipata, va precisato che le proposte sono arrivate, per carità, le abbiamo lette, le abbiamo viste, ma, e qui scusate, ripeto, non andare sempre nel tecnicismo, ma bisogna anche capire che le amministrazioni si possono muovere secondo il perimetro che ti impone la legge. Noi per poter prendere qualunque decisione in merito a una novità normativa introdotta nell'anno dobbiamo avere
i capitoli di bilancio, dovremmo avere il capitolo, sì, era l'anno precedente, quindi il primo anno di esercizio era quello 2015. Quindi per poter fare qualunque azione che faccia riferimento al 2015, quindi questa legge che parlava di democrazia partecipata, cioè sostanzialmente di destinare delle somme a iniziative che dovevano essere proposte dai cittadini e poi l'amministrazione fra queste proposte dei cittadini valuta qual è quella che ritiene migliore. Questa sarebbe la democrazia partecipata. Per poter fare qualunque azione abbiamo necessità che ci sia un capitolo specifico di bilancio. E questo capitolo specifico di bilancio, perché non sono a casa mia, per cui decido quando e come voglio, se non ho un capitolo specifico di bilancio, e questo te lo può confermare qualunque segretario comunale, io non posso fare azione, cioè non posso destinare delle somme, spendere delle somme se prima non c'è un capitolo in bilancio preventivo che preveda la possibilità di queste somme. Il bilancio non c'era perché purtroppo per tutta una serie di ragioni, uno non è che dice che non sono scuse quando uno dice non dipende dal comune, è un dato di fatto per carità, per ragioni che non dipendono dal comune di Campobello Delicata, infatti tutti i comuni approvano i bilanci negli ultimi giorni dell'anno, non abbiamo potuto attivarci, abbiamo raccolto le proposte, ma l'attivazione, la notifica sull'albo pretorio di dire guardate c'è questa nuova possibilità, fate giungere le proposte, l'abbiamo potuto fare solamente l'indomani dell'approvazione del bilancio, perché la legge prima ce lo vietava. Per quanto riguarda le somme, 5.000 o 10.200 euro. Allora, il comune di Campobello Delicata formalmente, e ora spiego perché, quest'anno avrebbe ricevuto dalla regione 515.000 euro, 510.000 euro. Somma dalla quale il 2%, Giuseppe Sicilia, il 2% quindi sono i 10.200 euro che dovete destinare alla democrazia partecipata. Va detto però che di queste somme solo 280.000 euro non sono già vincolate. Quindi io quel 2% devo calcolarlo sulle somme libere, perché se per ipotesi mi fosse arrivato 1 milione di euro, ma tutto vincolato, io non posso destinare nulla alla democrazia partecipata proprio perché mi è già stato imposto dove destinarle. Non posso destinare gli stessi 10 euro a due cose diverse. Quindi il calcolo è stato fatto sulle somme rimaste libere, su quelle che erano materialmente possibili. Poi, per carità, è legittima che ci sia un'interpretazione diversa, che si valuti, ma la posizione che ha preso l'amministrazione nel calcolare la somma è stata questa, confortata dal parere anche dei segretari comunali e dell'assessorato regionale. Però, ripeto, legittimamente uno può dire no, io posso anche decidere di destinare la somma a tre cose diverse, la prima che ci arriva... Una doverosa precisazione, anche in consiglio comunale di un momento di pausa abbiamo tenuto a precisare anche ai funzionari che la somma doveva essere calcolata per intero, cioè il 2% va calcolato sull'intero. Tra l'altro abbiamo il conforto del legislatore, cioè colui che ha proprio scritto la norma, in due parole dice la somma deve essere presa per l'intero trasferimento che viene al comune del gettito IRPEF, che viene al comune il 2%, punto. Poi interpretazioni o meno, come dicevo, sarà come dire confermato appena diciamo l'atto diventerà ufficiale, e lì faremo giustamente le nostre rimostranze nelle opportune sedi e vedremo come andrà a finire. Però il punto è questo: democrazia partecipata si riferisce a cittadini, associazioni, onlus, private cittadini o movimenti o partiti politici. Io non credo che, se è vera questa notizia, che con una delibera di giunta è stata assegnata alla scuola per l'installazione delle telecamere 5.200 euro e quindi rigettando di fatto tutto quello che viene dai cittadini, può essere che mi sbaglio, non so, però quello che abbiamo saputo è questo. Quindi è veramente è triste, perché allora uno, già viene tagliata la somma da 10.200 a 5.000 e non si capisce perché, inoltre viene assegnata a un ente pubblico, quindi non ha senso. Allora, velocissimo. Allora, per quanto riguarda associazioni, partiti, possono proporre, e così è stato, e poi l'amministrazione decide. Per quanto riguarda la somma, io la domanda che farei a questo legislatore è, perché se lui sostiene, questo legislatore, che la somma va calcolata sul tutto, nel caso di un comune, e ce ne sono, che le somme che trasferisce la regione sono già tutte impegnate, dove trova questo comune i soldi per da destinare alla democrazia partecipata? Questa domanda andava fatta al legislatore. E io la risposta a questa domanda non l'ho avuta, o meglio, la risposta che mi è stata data
è che il calcolo, per un fatto chiaramente presente, non è che non si capisce perché su 5.000 anziché 10.002, ma perché sulle somme già impegnate non posso impegnarle due volte. Ma guarda, guarda, io ripeto, assessore, ripeto, lo vedremo nelle sedi opportune. Io ritengo che sia così. Comunque abbiamo qua anche un consigliere. Fermo questo, Giuseppe. Allora, che ho già detto però che la diversità di interpretazione la ritengo una cosa legittima, attenzione, cioè io ho detto qual è la posizione a cui ci siamo mossi. No, però il fatto che sia un ente pubblico usufruire di quello che era uno strumento pensato per i cittadini è ben diverso. Il potenziamento della differenziata e della educazione alla differenziata non è nelle tasche del preside, è educazione alla civiltà e all'ambiente. Il proponente chi è? Allora, chi è il proponente? Io su questo punto non capisco. Scusate, ma a me se ci dà, allora, se ci dà saranno i cittadini. Il proponente chi è? Insomma. Non hanno fatto il sondaggio, ma consigliere La Scala di Agrigento. 5 minuti per finire il giro di domande, dopodiché do la parola al pubblico, per cui avrete ampio spazio per intervenire come più ritenete opportuno. E se possiamo considerare questa questione chiusa, sì, a me interessava una cosa sostanzialmente, cioè anche per un momento di informazioni, diciamo, e cioè dato che questa interdizione della spesa è avvenuta a luglio e noi da luglio in poi conosciamo la gestione che c'è stata, che è stata oggetto di critiche, eccetera, eccetera, vogliamo provare a fare una valutazione di quello che è successo prima dell'interdizione della spesa, cioè anche per un confronto tra una situazione e l'altra? Faccio parlare il sindaco, poi do diritto di replica, dopodiché se siete d'accordo passiamo al pubblico. Subito? Prego. Ce l'hai, sì. Allora, io è una cosa che, come sta a cuore a me, sta sicuramente a tutta la cittadinanza a cuore, la piscina. Il sindaco, che io apprezzo molto, quando vede che, perché i vandali sono da tutte le parti, quando viene vandalizzata qualche cosa, subito, perché io seguo Facebook, lui lo segue pure, subito dice i vandali e io appoggio il sindaco, però non si è spesa neanche una parola a che punto è la piscina comunale, è stravandalizzata, non vandalizzata, però non si parla, c'è tabula rasa per la piscina comunale. Rispondo sulla piscina. Se sei d'accordo, rispondi in due blocchi, cioè quello che. No, vabbè, quello che ho chiesto. 4, 5, quello che ho chiesto io è la piscina. Sì. Allora, in merito alla piscina, che è più veloce, uno dei primi atti dell'amministrazione è quello, considerato che per il danno che c'era nella piscina, per quello che poi è stato perpetrato purtroppo da parte, io penso, di Campobellesi, che hanno rubato e trafugato di tutto. Allora, una delle prime azioni è stato fatto, che abbiamo chiesto, considerato che le risorse di bilancio non ci consentono di poter sopportare e sostenere quel costo di manutenzione, noi abbiamo fatto ricorso all'articolo 38 dello Statuto della Regione, che sono i finanziamenti da parte del Presidente della Regione. Ebbene, questa procedura già ha superato tutte le fasi, diciamo, di controllo di natura tecnica in modo positivo. E abbiamo, è bloccata la spesa, l'altra settimana ho avuto l'incontro all'interno alla Presidenza della Regione, purtroppo è bloccato perché c'è Baccei che, per quadrare i conti di questa Regione, che voi meglio di me sapete, e quindi non autorizza purtroppo il trasferimento di quelle, purtroppo non autorizza questa risorsa. Credito sportivo, scusate, fate la domanda, è giusto che ascoltate. Se no rimanete nel vago e nella piscina non si fa nulla. Quindi amico Roberto, quindi articolo 38, purtroppo, torno a dire, siamo in attesa
che ha già superato tutti gli esiti, questo con carta alla mano vi posso documentare. Credito sportivo, che è una linea di finanziamento, credito non significa finanziamento a tasso, come dire, a fondo perduto, ma significa finanziamento a tasso agevolato. Il comune non può contrarre nessun mutuo in questa fase perché abbiamo mutui che vengono dal passato, della stessa piscina, dell'acquisto degli arredamenti e di altre cose. Terza linea, io già ho incontrato Sergio D'Antoni, chi lo conosce, il sindacalista nonché onorevole deputato, in quanto presidente regionale del CONI, perché siamo in attesa che in questo mese dovrebbe uscire la circolare sull'impiantistica sportiva, e io ho già avuto contatti portandogli le foto di quello che è la questione della piscina e tutto. Quindi, siccome sta a cuore a me, sta a cuore a tutti i campobellesi nonché chi è nelle zone limitrofe, il nostro purtroppo non è un intervento di 100.000 euro, di 150.000 euro che potremmo soddisfarlo con risorse di bilancio. Io, per avere voi un'idea, il bilancio del Comune di Campobello investe in investimenti in un anno 350.000-400.000 euro. Quindi, se il Comune va a investire 400-300.000 euro nella ristrutturazione della piscina, significa che noi non potremmo minimamente fare un benché minimo di manutenzione. Quindi, se ci è arrivato a questo stato di vandalizzazione, c'è stato, non era così. Siccome la vandalizzazione è scaturita da una mancanza. E io dico, siccome il bilancio funziona, non è come purtroppo avviene a casa nostra che mi rubano, io vado ad acquistare subito quello che c'è. Dobbiamo programmarlo e poi poter acquistare. Io voglio ricordare che il bilancio del 2014 noi l'abbiamo fatto nel marzo del 2015, quindi tutto il 2014 siamo stati senza un bilancio, nel senso in termini di investimenti. Quindi noi, per quel poco che abbiamo in termini di risorse, l'abbiamo acquistato un po' di telecamere che riguarda Piazza Tiananmen, riguarda il Comune, riguardano in qualche altra occasione. È il nostro interesse, te lo dico, ed è una delle cose che cercherò di portare in porto, e mi auguro anche nella nuova programmazione, per la sistemazione della piscina, perché mia figlia ha fatto anche 5 anni. Seconda domanda. In merito alla democrazia partecipata, ci tenevo anche a precisarlo, che anche le richieste sono arrivate, non ho detto che non sono meritevoli di accoglimento. Infatti è stato specificato nella delibera di giunta. In poche parole, le altre potranno trovare con le disponibilità di bilancio anche in misura anche inferiore, quindi riuscire a soddisfare nei limiti delle disponibilità. Noi abbiamo voluto cercare di partire dai piccoli. L'istituzione, ma formano, sono gli educatori, sono dei nostri figli. Non stiamo partendo dall'esterno, parliamo di un istituto educatore che è alla base dei nostri figli. E stiamo partendo dall'acquisto dei bidoni della raccolta differenziata nelle scuole dell'infanzia. Quindi, per capire, sin da piccoli cercarle ad aiutare. Perché sui rifiuti, non è che ho detto non sia lodevole le vostre iniziative, minimamente, così come le vostre come le altre. Quindi, perché sui rifiuti, siccome non ci siamo entrati, questo comune non è che è rimasto solo a subire là dietro. Questo comune, per quanto riguarda i rifiuti, faremo l'ultimo passaggio in consiglio fra qualche giorno, abbiamo il piano di intervento già approvato alla regione, dove si passa con il porta a porta spinto, cioè scompaiono i cassonetti all'interno del comune, cioè non ci sarà più nessun cassonetto. Abbiamo approvato il capitolato d'oneri, siamo intorno a 1,5 milioni di euro, 1,6 milioni, quindi diamo certezza del costo effettivo, e sarà una porta a porta spinto, scompariranno tutti i cassonetti, quindi sta a noi, ovviamente con la collaborazione dei cittadini, arrivare alla differenziata. Andiamo. Devo fare una piccola parentesi, giusto per chiarire. Per non parlare dell'impianto di compostaggio, che saremo di che dire. Un attimo soltanto, una piccola parentesi. Mi si ravvisa un vizio di forma nell'assegnazione alla scuola, che ha fatto la sua proposta assolutamente meritevole, un vizio di forma che annullerà l'atto. Vizio di forma che purtroppo, come sappiamo, è stato ripetuto anche per l'ultimo bilancio approvato il 21 dicembre 2015, per vizio di forma purtroppo nullo. Per vizio di forma sarà nullo, a mio avviso, probabilmente sbaglio, ma credo di no, sarà nullo anche questa assegnazione di questi fondi per l'installazione delle telecamere e della raccolta differenziata. Questo è un appunto, mettiamocelo come voglio nota. Voglio fare anche un appunto, siccome è diritto amministrativo, la nullità sicuramente non lo prova né un assessorato e neanche qualsiasi soggetto, sarà un organo
sappiano che è il TAR, quindi se l'atto dei 5.000 euro è nullo o del bilancio è nullo, si ricorreranno agli altri. In merito a questa affermazione mi dispiace e duole, visto i buoni rapporti che hai con dei legislatori dell'assemblea regionale, lasciando perdere la gravità della non pubblicazione, non come pubblicità legale ma come pubblicità messaggio, che è completamente diversa. Non facciamo, parliamo del bilancio così anche di come altri atti, non facciamo confusione, perché la pubblicità legale è un'altra cosa, la pubblicità è notizia è tutt'altra cosa. Quindi mettiamo, come dire, i puntini sulle i. Siccome ho avuto il modo e il piacere di confrontarmi con i vari organismi regionali, mi hanno detto la grande porcata che sono riusciti a fare nella nostra regione Sicilia. Con ciò non giustifica che non si assolva questa pubblicità notizia. Per noi siamo convinti, anche perché faremo degli atti e daremo tranquillità, e quell'atto per noi è valido, e quindi noi, come il bilancio, così come tutti gli altri atti. Non lo dico solamente io, perché se andiamo a guardare nella vicina Ravanusa, Licata, Raffadali, Agrigento, Portempedro, che no, Favara, Castrofilippo, Ragalmuto, purtroppo questa pubblicità notizia non tutti lo hanno fatto, saranno per altre motivazioni, per tutt'altre cose, ma per quanto ci riguarda vi posso garantire che intanto ci siamo attivati. Io non è che mi nascondo dietro un dito in quello che è, giusto? Anche se sono consapevole che il danno che è stato fatto comunque in questa fase, riconoscendo le responsabilità, non di sicuro di natura politica ma amministrativa, perché burocratica, il sindaco, e invito tutti a riflettere, non va a guardare la pubblicazione dell'atto, il sindaco firma l'atto o gli altri, poi sono altri che si occupano di questa cosa qua. È nullo l'atto quando si costituisce nella sua formazione dell'atto, e questo è diritto amministrativo, Giuseppe, cioè non perché un atto formato, dichiarato valido da tutti chi sono i soggetti, poi da un organo che è terzo, estraneo all'atto, solo perché non lo va a pubblicare, allora l'atto è nullo, capisci? È prova ne sia. Qualcuno mi diceva delle mediazioni che si facevano all'interno dell'asse col Movimento 5 Stelle. Comunque, per farti capire, no, non mi fermo, dico, quindi per dire che comunque è giusto che i cittadini sappiano che comunque è solo in Sicilia che è in vigore. E ho avuto rassicurazione, si sono accorti della grande porcata che hanno fatto, e nella finanziaria introdurranno l'abrogazione in toto della norma. Quindi ritornando, faccio il paragone fra questo e quello che è stato poi il bilancio. Per noi è valido, per noi, nel senso che faremo gli atti ora per una sorta di ratifica, e per noi saneremo ogni situazione, perché questa è la strada e non può essere. Andiamo alla tua domanda sulla spesa dell'on block. Io mi sarei aspettato, e ancora oggi non mi si dice dov'è che avvengono gli sprechi e gli sperperi di questa pubblica amministrazione, quindi è lì che io vorrei capire magari se sbaglio in qualcosa. Però è giusto che anche nelle piccole cose cominciamo a darle anche le giuste informazioni. Io, per un discorso anche personale, io non metto, se devo, io non, per un fatto neanche di pubblicità, non metto che si dà lo sponsor, oppure si dà il contributo a Tizio, a Caio, oppure non mi manca di dire che io non ho portato neanche una ricevuta fiscale nelle casse del comune, quindi per essere rimborsato, e se dico questo è perché altri lo fanno, oppure più delle volte prendiamo la nostra macchina personale. E non dico che è da 4 anni che questo comune, per chi è nelle feste e compagnia bella, un fuoco d'artificio non l'ha mai pagato. Andate a vedere quando si pagava, o nelle vicini paesi, quando si spende per le festività, fuoco d'artificio, cantanti. E andiamo, dico, anche nelle festività, nei fili delle... No, io, allora, caro Roberto, scusami, non è che me le tire di mucca, o non capisci quello che dice un vando o non un vando, perché se per te è normale amministrare senza soldi e cercare di assolvere in 4 anni, in quelle che sono le regole, quantomeno la gestione elementare di un comune, ti invito a capire, allora ti chiedo a te come si amministra un comune. Ma magari lo vuoi dire qua, come pensi. Comincia a tagliare dalle teste. Comincio, già fatto. E allora farai la domanda e poi ti do la risposta, Ponticello. Ti do la risposta, non ti preoccupare perché anche... Sergio. Scusate. Sergio. Scusate un attimo. Allora,
ripeto, avrete tutto lo spazio per porre tutte le questioni che ritenete opportune. Questo dibattito si deve concludere nella sua prima parte. Cioè, non voglio dire, siamo stati veramente tutti perfetti finora. Ho capito, ma questa è una tua opinione, qui siamo un po' più di uno. Non sono dette ridette, perché non sono dette ridette, può anche essere che per te siano cose dette ridette, ma non sono cose dette ridette, perché questa amministrazione dal mese di luglio, quando ha subito, non ti preoccupare, allora Giuseppe, allora li Toto, per favore, per favore, Toto, no, no, non è il tono, Toto, sì, ma io ascoltami. Ascoltami. Scusami, prego. Scusatemi, diamo solo modo al sindaco di rispondere a quest'ultima domanda, dopodiché passiamo la parola al pubblico, va bene? No, ne avevo fatta una io, a cui ancora non c'è stata risposta. Tutto qui. E allora, e andiamo in quelle che sono le spese non obbligatorie. In poche parole, come dicevo, qualcuno dice un vanto, non so se è un vanto, se da 4 anni questo sindaco va a bussare nei cittadini a chiedere un contributo per cercare di allietare, e nel mese di agosto magari chi viene a fare qualche giorno di ferie a Campobello, passare qualche giorno un po' più, diciamo, è allegro, se no mi chiederei io che cosa ci viene a fare un fuori. Dal mese di luglio, quando c'è stato il blocco della spesa, questo comune non ha speso neanche un centesimo. Vi fate la domanda come si è fatta quei 10 giorni anche di festa che c'è stato? Ma nessuno se lo chiede, nessuno se lo chiede. Bene, progetti, programmi presentati, assessorati, finanziati. Andate a vedere i bilanci anche di altri comuni, quanto costa un fuoco d'artificio, quanto costano tutte le altre attività. Il comune non ha speso neanche un centesimo. Ebbene, io sono andato alla Corte dei Conti per chiedere, sapete perché cosa? Non che, caro Giuseppe, ti interroghi dell'illuminazione che non c'è nel corso, perché negli altri anni, perché la metafora che tu fai, anni fa, perché onestamente io sono pronto a mettere sul tavolo i miei conti correnti personali, non ho nulla da nascondere, anni fa questa illuminazione quasi ogni anno puntualmente veniva pagato dagli amministratori, così come altre cose, però non facciamo pubblicità che ne mettiamo con le manifesti, non lo facciamo, si fa, nebba. No, lo faccio perché è giusto che lo sappiano i cittadini, lo sto chiarendo, la domanda mi è stata fatta e te lo sto chiarendo, quindi... L'illuminazione di quest'anno, sai perché non è stata fatta? Siccome Natale è sotto la scadenza della seconda rata IMU, TASE e compagnia bella, siccome tecchia di russura, ma padre, ma l'ambaraio, non potevo andare di nuovo a bussare negli amici, perché quando mi arriva il finanziamento del turismo, e c'è la copartecipazione del comune, il comune non riesce a dare neanche un centesimo, deve ricorrere a privati per coprire quel 50%. Tutto questo, vi posso garantire, che comporta grande sacrificio, perché è andare a bussare un periodo in cui la tassazione che voi stesso dite andate a bussare anche per un contributo. Quindi qual è che è stata la scelta quest'anno, considerato del blocco che c'è? Abbiamo detto quest'anno non facciamo illuminazione, ma perché? Perché non ci sono né disponibilità, appunto, che è la somma di quello che è alla fine neanche, l'amministrazione, scusate. E neanche mi andava di andare a bussare ai cittadini. Quindi, e chiudo, sono disponibile a qualsiasi tipo di confronto, accetto anche le domande, tagliamo teste, tutto quello che c'è da fare, perché parliamo di persone, non parliamo di macchine. Dopo di ciò, allora la domanda che faccio al signor Ponticello, che poi mi fa la domanda, mi dici quanti guadagnano? Facciamo questa domanda, mi dici quanto guadagnano questi funzionari? E poi dici a questi cittadini, non mi ha capito, dopo di ciò dici a questi cittadini che sono qua dentro, a quanto ammontano queste risorse che tu dici? E lo devi dire quanto guadagniamo. Io ti ho detto, ti sto dicendo quello che ho da mettere, ma devi dire quanto guadagno. Questo ping pong disordinato tra il dibattito del pubblico, ripeto, posso, hai concluso? Benissimo. Allora, diamo la parola alle domande dal pubblico. Io vorrei far parlare il signore che era stato il primo a chiedere, dopodiché venite, c'era Giacomo. Venite qui, fate la vostra domanda, vi prego naturalmente di attenervi ai temi dell'amministrazione, ma credo che sia una raccomandazione a questo punto abbastanza inutile. No, io non sono di Campobello, sono consigliere comunale di Agrigento, quindi mi trovo qua a sostegno del Movimento 5 Stelle.
di Agrigento, Marcello La Scala. No, io volevo rispondere all'assessore al bilancio dicendo, per quanto riguardava la democrazia partecipata, non è che se c'è un sondaggio e su 4 punti vince un sondaggio poi l'amministrazione può decidere a chi dare il denaro. Il sondaggio non è stato fatto, il sondaggio non è stato fatto, e allora per, e allora per, è perfetto, ma come si fa a valutare la proposta cittadina se non c'è un sondaggio? Ma chi governa? Senza sondaggio? I sondaggi li fa i 5 Stelle, noi abbiamo scelto altri tipi. Ma scusate un attimo, e allora se per esempio qualcuno viene a chiedere come è stato svolto il vostro sondaggio o le vostre richieste ai cittadini, quindi decide l'amministrazione a chi dare? L'amministrazione! A che se, scusa... Scusi, democrazia partecipata che significa? Decidete voi. I cittadini possono proporre, la legge la lega. Ma la proposta è arrivata dai cittadini? E si possono vedere quali sono le proposte? Perfetto, ah, ecco. Quindi se... Sono pubblici, sono pubblici le richieste. La proposta, la democrazia partecipata avviene con un sondaggio pubblico nel sito del comune. No, ma la questo lo dice la, scusi, questo lo dice la trasparenza. Non è nessuno, in maniera diversa rispetto a quella che potrebbe essere. Agrigento ci vengono elezioni che le posso garantire che ci aiutano tantissimo. Assolutamente. Agrigento a noi ci aiuta tantissimo. Che cosa? Mi spiega. Sulla trasparenza di Agrigento. Ah, va bene, questo lo so, io sono all'opposizione, quindi non ne parliamo. Immagino prima dov'era. Signore, io era la prima legislatura che sono in consiglio comunale, quindi io, siccome non lo sto neanche minimamente offendendo, lei non si permetta di dire lei a cosa appartiene. Capisci? Io le sto dicendo, lei non si permette. Io sto parlando di argomento democrazia partecipata. Sì. Mi ha risposto, chiusa la parentesi. Io gliel'ho detto. Giacomo. C'era Giacomo che aveva chiesto, sì, ti faccio parlare dopo. Giacomo, ti faccio parlare. Giacomo, prego. No, scusate, cerchiamo di, veramente, non c'è motivo, cerchiamo di mantenere un clima di serenità a tutti, perché siamo a un dibattito pubblico. Ripeto quello che ho detto all'inizio, è una bellissima occasione di democrazia, vi prego, non roviniamola. Prego. Io sono venuto qui insieme a tanti cittadini ad assistere a un dibattito, invece mio malgrado mi trovo coinvolto in una discussione che avrei preferito evitare. Come rappresentante, come presidente della Sagra, voglio chiarire alcune cose. Innanzitutto che la Sagra non è del Comune, è fatta da una libera associazione che, tramite il volontariato dei suoi soci e il contributo dei cittadini, realizza questa Sagra. Prodotti tipici, ma la Sagra ha valorizzato due prodotti tipici che sono pugnata e impanata, che erano conosciuti dalla popolazione ma non all'esterno. Cioè, io non credo che bisogna andare a polemizzare, valorizzare. Io credo che non è che mi si possa dire a me soprattutto come si valorizzano i prodotti tipici, scusate la presunzione. No, si è parlato che non c'entrava in questo argomento di prodotti tipici. Quando questa associazione, partendo da zero, non avendo contributi da nessuno, anzi quest'anno a quanto sembra il Comune ci ha dato 500 euro, ma dopo 5 anni che noi volontariamente abbiamo portato avanti questa iniziativa, è un'iniziativa che forse è la più importante della provincia di Agrigento, dovremmo esserne contenti, e invece andiamo a mettere i puntini sul fatto di valorizzazione o no dei prodotti tipici. Io credo che noi l'abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità,
e non credo che entrava nell'argomento di questa sera. Io avrei preferito non parlarne assolutamente, perché non è il caso, è il caso che vi sono fermato sulle altre cose. Volevo invece alla fine una frecciatina, dare un consiglio al Movimento 5 Stelle: le prossime elezioni confrontatevi, mandate i vostri rappresentanti al comune e poi lì fate l'opposizione, perché fare l'opposizione, mi lo auguro, perché no possono anche vincere, perché, però dico confrontatevi, perché è bello mettersi in gioco, è bello mettersi in gioco a tutti i livelli. Scusate, ho finito. Ascolta Giacomo, noi abbiamo detto che la sagra è troppo poco in confronto a quello che si era detto nel programma elettorale. E non c'entra la sagra col comune, non menzionatela, è una cosa privata. Quello che è comune, vedetevelo col comune, noi siamo un'altra cosa. Allora va bene così. Se non è patrocinata dal comune, va bene così. Allora, io volevo fare un intervento sempre per quanto riguarda la democrazia partecipata, però una cosa sulla sagra la volevo dire. Io ho fatto parte di questa associazione, la sagra, fino a qualche tempo fa, e di fatto questo tipo di manifestazione è organizzata da volontari e da un'associazione. Spesso le cose si confondono, ma non sono i soci della sagra che mettono fuori questo tipo di cose da far capire che la sagra appartiene al comune, ma sono gli altri, il comune stesso. Infatti è stato inserito in tutto quello che l'amministrazione ha fatto nei primi 18 mesi di attività. Non è colpa della sagra se viene inserita nelle attività del comune dei primi 18 mesi di questa amministrazione. Quindi magari qualcuno confonde le due cose, ma l'associazione è un'associazione e ha fatto questa attività da 5 anni a questa parte con il lavoro di tante persone gratuitamente, senza, questo lo voglio dire, e promuovendo i prodotti del luogo. Spesso si confondono le cose, ma non è colpa loro, c'è chi tende a fare questa confusione. Questo per quanto riguarda questa manifestazione. Invece, per quanto riguarda la democrazia partecipata, volevo dire una cosa. La parola stessa dice che è partecipata. Partecipata lo è nel promuovere le iniziative che i cittadini, le associazioni, chiunque, insomma, quelli che erano previsti dalla legge, potevano fare. Quantomeno, io non voglio scendere nel dettaglio di chi doveva essere a decidere e chi attribuirsi, insomma, questo tipo di somme, perché non posso andare a dire. Io mi sono informata telefonicamente col sindaco prima di presentare, in quanto presidente di un'associazione, questo tipo di progetto, chiedendo, che nell'avviso non era specificato nulla, dico come funziona. Il sindaco mi ha detto, visto che è un capitolo del bilancio, ovviamente le somme poi, come in tutte le altre occasioni, sarà la giunta a decidere. Sì, ho finito, sarà la giunta. Ebbene, poi viene pubblicata questa delibera di giunta dove vengono menzionate solo chi ha presentato i progetti, solo il nome, ma neanche il nome del progetto che è stato presentato, di ogni singolo. Io penso che sarebbe stato più giusto mettere a conoscenza dei cittadini quali erano i progetti che ogni associazione o singolo cittadino ha presentato, anche perché avrebbero potuto guardare di che cosa si trattava pubblicamente. Anche per quanto riguarda il progetto che ha avuto, diciamo, l'ok dell'amministrazione, viene solo detto che è stato preferito questo ad altri meritevoli anche loro, solo perché riguardava la videosorveglianza nella scuola e l'acquisto di contenitori per quanto riguarda la differenziata. Il sindaco ha specificato che era giusto partire dalla scuola, ma senza scendere sempre nel dettaglio, anche altri progetti erano rivolti alla scuola. Non sono io a dire se erano più o meno importanti, però sarebbe stato giusto che tutti potessero leggere e magari poter dire al sindaco, ma guarda, forse si poteva andare in una direzione anziché in un'altra. Chiarissimo, grazie. Vuole replicare qualcuno? No, va bene. Allora, in rapida successione, prego tutti, perché le domande sono abbastanza, diciamo, numerose, per cui prego tutti di stringare. In rapida successione, il signor Italia, il signor Meli, il signor Zagarrigo, il signor Sala, prego. Glielo passi? Io sono le prime volte che parlo in pubblico, si sente, mi può sapere dell'emozione.
Allora, sto dicendo, sto parlando di cose personali, non mi racconto quello che so degli altri che non... No, scusatemi, solo una cosa. No, cose personali, se intendi devo parlare con il comune. Ah, pronto? Si sente. Stavo dicendo, ho fatto molte richieste, sto parlando dell'ufficio tecnico per cose che mi riguarda, che se volete vi faccio vedere le foto, che naturalmente in presenza qua dell'ufficio che c'è il dottore, li chiamano dottore ora tutti, il dottore Pace, che mi diceva che tutti i documenti che io richiedevo me le dava. No, comunque, scusi, mi scusi, sì. personale che c'ho diciamo i gabinetti, è molto grave che se viene domani, non voglio parlare di queste cose che io sto parlando di democrazia partecipata, non di altre cose. La democrazia partecipata io a Caubieno non la vedo. Dici perché? Quando tutti sanno le richieste che ho fatto, no, stai zitto tu, come puoi parlare? A parlare su Gnuchino, dicevo un mezzo la merda, un mule odere, non faccio sto vedere. Comunque fino a tre richieste al comune protocollate che lo possono leggere tutti i cittadini me l'hanno dato. La quarta lettera che l'architetto Pace, che funziona in quell'ufficio, è un bullismo tecnico, me l'hanno rifiutata, mi scusi, me l'hanno rifiutata, è grave perché questa avrà una cosa che avrà conseguenze gravi. Sì, esattamente. Ora io vi dico una cosa, in quella cosa che mi hanno rifiutata io sospetto che ci sarà qualcosa di grave, che hanno fatto delle visioni con le guardie di tutti gli organi combattenti che ci volevano per questa cosa qua. Sì, ma la democrazia, perché sto dicendo questo? Perché si è dovere questa democrazia partecipata, ma quando uno guarda e chiede, non c'è niente, in presenza del sindaco ho scritto al vice sindaco. Il signor Meli, per piacere, che si era messo, deve rispondere il sindaco. Allora, no. Grazie, scusate se ho sbagliato qualche cosa, ma poi non lo posso chiarire personalmente. In merito all'affermazione delle due precisazioni, ovviamente, allora, in merito alle cose che avanza il signor Italia, voglio dire che c'è attualmente da parte degli inquirenti una dovuta inchiesta, appunto, mi fermo a questo, e quindi saranno altri a decidere. In merito poi alla Sagra dell'Umbornato, a cui faceva riferimento la dottoressa Accascio, che vorrei ricordare in quel periodo era anche facente componente della mia giunta quando abbiamo fatto la relazione annuale. Voi, dal tenore di questa lettura a pagina 19 della mia relazione annuale, capite questo comune come si appropria di questa iniziativa. A voi le considerazioni. Una menzione particolare merita la Sagra Burnata Impanata, iniziativa di privati cittadini patrocinata dal comune, che è giunta al terzo anno d'età e ormai divenuta una tradizione ed un momento di attrazione per i cittadini e i paesi limiti. Punto. Tutto questo è quello che l'amministrazione ha scritto per appropriarsi tutto questo. Questo si dà la dimensione. A voi le considerazioni. Benissimo. Signor Meli, prego. Grazie. Sì. Buonasera a tutti, io non le mie parole non fanno testo perché è 20 anni che manco del paese, però cioè, sono contento, no, di questa iniziativa. Ringrazio l'opportunità che sto parlando, perché mi ricordo 20 anni fa il signor Calà, no, mi avevano proposto di iscrivermi, io ero stato 2 anni in Toscana, poi sono ritornato in paese e mi hanno proposto di iscrivermi al Partito Comunista e mi sono iscritto. Poi ci sono state delle divergenze, no, all'interno del paese, è uscito un giornale. È uscito un giornalino, insomma, e si sono, sì, solo se possiamo tenerci sui temi generali, perché le storie personali io. Volevo ringraziare a tutti di questa opportunità. E poi volevo fare
le mie congratulazioni al signor sindaco, perché non è facile amministrare un paese, però vedo che lui, con tutte le critiche e le cose, lo sta amministrando, si può fare molto di più, molto di più. L'unica cosa che volevo dire, signor Calà, vabbè, glielo posso dire, però mi fa piacere dirlo qua, è una cosa personale, però per tutti gli iscritti del PD, cioè praticamente lui, vabbè, lui è da vecchia data, però per tutti quelli nuovi siete saliti su un carro funebre, quelli giovani come il signor sindaco praticamente stanno dando ossigeno a un morto, cioè è un morto, un cadavere, che c'è, e gli danno praticamente un terminale e loro praticamente ancora agonizzano. Cioè, se siete onesti, questa cosa qua, cioè capite la realtà razionale qual è? E voi state dando ossigeno a un cadavere, completamente. Siete le persone oneste e coerente. Uscite da questa situazione, passate all'altra parte, mezzo la gente onesta, no? Perché non sappiamo a Roma cosa c'è, chi ci amministra e in quale condizione la nostra Sicilia. Grazie a tutti. Signor Zagarrigo. Allora, buonasera a tutti. Allora, io sono arrivato a discussione già iniziata. Una cosa che prendo atto, pur essendo di Ravanusa, è che il comune di Ravanusa, rispetto a quello che fa questa amministrazione di Campobello Delicata, l'abbiamo visto anche in occasione della pubblicizzazione dell'acqua, incontra i suoi cittadini. Vi posso dire per voi campobellesi, non è poco che l'amministrazione affronti e senta i suoi concittadini. Detto questo, non entrando nel merito, perché non conosco nei particolari la situazione economico-finanziaria del comune, anche se per una mia esperienza di segretario comunale, per quello che ho sentito dire, qualche osservazione la potrei pure fare, voglio dire questo. Io invito a riflettere su questa mia idea, che è questa. Allora, noi cittadini, soprattutto del sud, ci troviamo a vedere piangere le nostre amministrazioni, perché ogni qualvolta si arriva a vincere l'elezione e andare a governare quella città, vengono fuori dei buchi di bilancio, dissesti finanziari, al punto che ovviamente per competenza devono risanare, ripianare, programmare, e sono programmi a lungo termine. A lungo termine che sono lacrime e sangue, perché? Perché sono costretti, da quando dagli anni 90 si è puntato sulla finanza locale, quindi dando responsabilità con l'elezione diretta del sindaco a introdurre tributi locali, il governo se ne è lavato le mani, il governo nazionale e il governo regionale. E pertanto i nostri amministratori sono costretti a intervenire, pene delle responsabilità di natura contabile, a dover ripianare il bilancio intervenendo sulle tariffe. E l'assurdità qual è? È quella che ci troviamo come cittadini a essere sobbarcati in maniera esagerata di tributi e non avere per contro il servizio. I servizi delle scuole, la piscina, le strade, l'efficienza del comune, il funzionamento di tutti i servizi comunali, tale che io che pago le tasse ne dovrei avere diritto. Quindi si verifica l'assurdo nel sud, che paghiamo più tasse di quelle del nord a fronte di non avere i servizi, solo perché dobbiamo risanare i bilanci. Scusi, c'è una domanda? La domanda è questa: dal momento in cui questi piani sono a lungo termine, quindi per più anni un comune mette la tassa rifiuti il massimo, quello previsto dalla legge, senza per contro avere il servizio nello specifico efficiente, io invito queste amministrazioni che hanno una connotazione politica a far sì, tramite il canale di collegamento regionale e nazionale, di sollevarli questi problemi. Cioè, i signori a Roma e a Palermo che ci governano, cioè, queste cose gli si devono dire in maniera pressante, in modo che noi non possiamo sobbarcarci di sostenere delle tasse, tributi di una certa. Ma c'è una conferenza Stato Comuni che dibatte continuamente a tematiche di questo, sì, tipo, per cui sono temi, insomma, abbastanza frequentati. Che non si sostanziano nella risoluzione dei problemi. Quindi bisogna martellare su questo.
Risponde il sindaco. Io, in merito ai rifiuti, una precisazione: la tassa non la mette il comune non fa altro che ripartire. Quello non fa altro che ripartire le somme, una partita di giro. Il piano dei costi ce lo comunica nel nostro caso l'addetto l'ambiente e poi noi purtroppo siamo costretti a ribaltarle ai cittadini. Sui rifiuti, la battaglia che abbiamo fatto e che per quanto mi riguarda personalmente dico e anche altri che lo potevano anche fare non l'hanno fatto e che non è mai troppo tardi. Da consigliere comunale, e qua ci tengo a precisarlo, con Giuseppe Sferrazza, a suo tempo ci siamo recati in assessorato all'energia e a suo tempo si trovava in via Campania, si trovava. Sapete perché cosa? Perché stavamo chiedendo perché il motivo era stato acquistato il centro polifunzionale, non so come, comunque della zona industriale di Ravanusa, per un prezzo intorno a 600.000 euro, al che la cosa ci destò un po' di problemi in tutto questo. Bene, cos'è che abbiamo? Noi siamo andati là, la prima cosa abbiamo chiesto i documenti ufficiali per capire di questo progetto. Il funzionario in quell'occasione ci disse: guardi, dice, consigliere, noi questo qua è un progetto valido perché forma i ragazzi della scuola, vanno là, si capiscono cos'è la differenziata. Anche la domanda mi è nata spontanea: ma lei sa dove ricade questa struttura nel territorio dell'Addedalo? No. Ci siamo a 25 km da Palma di Montechiaro, a 20 da Naro e compagnia bella. Quindi capite bene che era un progetto che niente guardava, tranne che la differenziata. Chiudo, neanche sono arrivato a Campobello, già a metà strada mi chiamavano da amici, dice: ma che ci sto a fare a Palermo? Quindi per farvi capire lo stato di gestione dei rifiuti. Sempre da consigliere dice: perché abbatte? Perché ce la dobbiamo dire tutta e chiara. Io non ho, perché faccio parte di un partito che è Partito Democratico, e di questo non significa, è qui l'errore che si fa, e questo invito gli amici del 5 Stelle di evitare di scrivere PDO e compagnia bella, perché ho un'intelligenza, abbiamo anche una cultura personale e non scendiamo a quei livelli. Noi lì, se noi vogliamo andare, io mi riferisco a chi riferisce, a chi scrive quelle cose. Scusami. E allora sui rifiuti, è inutile che ci stiamo a girare su questa vicenda. Il problema era il piano regionale dei rifiuti, che come diceva Giuseppe non dipende da una volontà politica di questo comune. Il comune una responsabilità di Campobello ce l'ha e c'ha un cognome e un nome, non lo dico perché lo sanno tutti, ed era la stazione di trasferenza. Altro che trasparenza offuscata nella pubblicazione degli atti. Altri qualcuno faceva nella predisposizione degli atti già destinava l'acquisto o quantomeno dava la possibilità di aprire una struttura di trasferenza dei rifiuti a due passi da Ravanusa per fare business non so chi. Il problema del comune dei rifiuti qual è? E su questo potremmo aprire, perché abbiamo fatto anche dei convegni. E invece chiudiamo. Il problema è l'impiantistica. In provincia di Agrigento, se andate a fare una mappatura della provincia di Agrigento, quantomeno la zona est della provincia di Agrigento, mancano gli impianti. E lo sapete perché mancano gli impianti? Perché è stato congegnato scientificamente un piano regionale dei rifiuti in cui si doveva andare ad abbancare nelle discariche. Scompare la quarta fossa del comune di Campobello, si amplia casualmente quello dei Catanzaro, hanno l'autorizzazione e abbancano. Però non c'è neanche un impianto di compostaggio. Chi ha fatto mettere l'impianto compostaggio nel piano regionale? Grazie alla nostra insistenza. Il comune di Campobello di Ricata, intestandosi alla battaglia, e nel piano regionale dei rifiuti è previsto l'impianto di compostaggio in zona ASI. Quindi no, per capire, perché il discorso dei rifiuti, se oggi stiamo pagando tutti i cittadini, compreso come dire tutto scritto e tutti, è perché scientificamente sull'acqua e sui rifiuti è stata fatta una politica scellerata a discapito dei cittadini. E non ci sono altre situazioni che un sindaco poteva decidere. Doveva decidere nei tempi opportuni sull'acqua che si presentava al lato idrico e sui rifiuti, che quantomeno ci dovrebbe essere una gestione industriale sui rifiuti, cosa che non è avvenuta. Perché tutto questo? A discapito dei cittadini, ma per pochi della consorteria. Questo è il dato di fatto. Quindi è mancato e manca ancora oggi l'impiantistica.
Questo è il problema. Replica rapidamente Giuseppe Sicilia. Molto rapidamente, credo di volere fare una sintesi di quello che l'amico Zagarrigo di Gravanusa stava facendo. Ovviamente quello che c'è dietro, secondo me, il discorso e dovrebbe invitare a riflettere è questo: purtroppo a livello nazionale e anche a livello regionale la filologia è lo stesso partito che voi adesso state criticando, sia nel così, nel passato hanno fatto delle scelte, nel presente fanno delle scelte a tutto danno di quelle che poi sono le amministrazioni. Poi alle prossime elezioni invece che accadrà? Ci saranno le regionali, ci saranno le nazionali, ovviamente questo comune si troverà ad appoggiare proprio quelli che li affossano i cittadini. Ecco perché forse era un po' un'esagerazione, però quello che diceva prima l'amico sul defunto o mezzo morto, tanto sbagliato non era. Quindi voglio dire, non era questo il tema del dibattito, per carità, però la riflessione credo che stava suggerendo, forse non sbaglio, se la interpreto in questo modo, era esattamente questo. Quindi questi cittadini, noi tutti, dovremmo cambiare direzione e affidarci a qualcosa di diverso, che sia forse un movimento di cittadini. Okay. Grazie. Il signor Sala. Grazie. Allora, intanto volevo fare. Aspettiamo che. Ok. Allora, intanto volevo fare un plauso al sindaco, perché comunque sia mettersi, cioè creare partecipazione tra cittadini, tra Movimento 5 Stelle e via dicendo, non è di tutti. Io sono da Agrigento, e da Agrigento il sindaco Firetto scappa, va all'arena, ma scappa dai cittadini, dal consiglio comunale e via dicendo. Quindi un plauso. Anche da Ballarò, no, da Ballarò a dita più che scappa. Ora il punto qual è? Però faccio applausi, però c'è pure un discorso, cioè che io questa sera ascoltando l'assessore, vi dicendo, ho visto rassegnazione, no, ho visto rassegnazione. Sì, perché ogni risposta, no, non vedo. Io ho notato questo, ho scorto questo, no, l'ho capito. La percezione che ho avuto è di abbandono, cioè è come se qui a Campobello dici vabbè, noi siamo finiti. Aveva ragione chi era il signor Roberto, che diceva i nostri figli qua se ne stanno andando tutti. Il problema è che se non si hanno soldi si cerca progettualità, di programmare nuove cose e via dicendo. Prima di candidarvi voi come giunta, chiaramente, penso abbiate un attimo, sapevate già la situazione, perché già a quanto pare era all'opposizione, sapeva la situazione finanziaria. La domanda praticamente che le faceva Giuseppe Sicilia, il punto che cercava di andare a prendere, era quello che voi avete creato un programma elettorale in base di campagna elettorale, l'avete riempito e farcito di tantissime cose, sulla scorta del fatto che c'erano quelle difficoltà che già conosceva in quanto era opposizione, perché lei dice il predissesso già nasceva da tempo a causa di amministrazioni. No, predissesso, scusi. La situazione è difficile. Date modo, per piacere, di completare la domanda. Per piacere, date modo di completare la domanda. La situazione economica difficoltosa già si sapeva prima di stilare quel programma. Giuseppe dice, allora i cittadini sono andati a votare con un programma in mano. No, scusate. Vabbè. No, allora, dobbiamo dare modo di finire la domanda. Capisco. Gaetano, perdonami. È un dibattito politico. Che vengano. Adesso sì. La sta facendo lei. No, scusate. Giuseppe, cortesia. Allora, perdonatemi. È soltanto una domanda in un confronto politico, è normale. Per piacere, arriviamo alla domanda. Avete messo tutti questi punti, ma voi eravate sicuri di poterli assumere? No, per piacere. Non è il caso, ti assicuro, non è il caso, veramente. No, a me spiace se è rimasto male, attenzione. Comunque sia, la domanda è questa: il cittadino che è andato a votare il dottor Picone l'ha votato sulla. Scusi, come si chiama? Ah, il sindaco, l'allora candidato, lo votava sulla scorta di quello che era scritto lì. Quindi, se lei sostanzialmente non sta riuscendo a mantenerlo o ha problemi per mantenerlo, Giuseppe solleva questa polemica. Punto, le rispondo. Con tutto il rispetto.
ripeto complimenti, e ripeto complimenti, complimenti per quello che avete fatto stasera, che mi piace. Grazie. Se vuoi ci possiamo dare del tu, Gianni. Non sta facendo qua bene, stai peggiorando solo la situazione. Scusate, se vuoi ci possiamo dare del tu tranquillamente. Scusami. Leonardo, non voglio essere ripetitivo. Noi abbiamo presentato il programma elettorale. Siamo nel maggio del 2012. E io dico, non voglio essere ripetitivo. Ecco, con una fotografia di quella che era la situazione in quel dato, in quel periodo. Se nel 2000, tu lo vuoi. Comunque, se 15 giorni dopo ci comunicano, dopo che mi candono, che i trasferimenti sono dimezzati e ora azzerati nella spesa corrente, e arriva del contenzioso, lo sapevamo tutti. Infatti noi dicevamo sempre di fare la transazione. Scusami, è venuto fuori che siamo stati condannati con una sentenza di primo grado a 2,5 milioni di euro. Era preventivabile questo? La domanda te la faccio. Era preventivabile in un programma elettorale? Nel senso che noi non potevamo, pensavamo di fare la rassegnazione. Se in me o chi mi ha sostenuto lealmente avesse quell'intenzione della rassegnazione, non avremmo avviato minimamente il piano di riequilibrio, o non dico quotidianamente ma mensilmente confrontarmi con la Corte dei Conti. A rassegnazione la morte assicurata, qualcuno è convinto che può arrivare a quello, io no, perché, e qualcuno non lo vuole capire, non ne vale l'esistenza di Giovanni Picone in quanto cittadino di un comune o sindaco di un comune, ma ne vale l'esistenza di un paese, che è ben altra cosa, okay, che deve prevalere su altre. Quindi, no, io ho finito. No, io, quindi, Leonardo, in merito a tutto questo, non c'è, perché noi ci siamo fermati qua sulla spesa corrente, ma i cittadini di Campobello, ma anche gli amici del Metappi 5 Stelle, lo sanno gli investimenti che si sono fatti a Campobello di Licata, le entrate, il cimitero, le scuole finanziate, lavori che partiranno a giorni. Agrigento Città non l'ha preso il finanziamento sul dissesto idrogeologico, Campobello ha preso 1.936.000 euro. Sulle scuole, scuola media, oltre ai finanziamenti che hanno ricevuto, tra uno dalla commissione prefettizia e la scuola Don Bosco, una della precedente amministrazione, l'amministrazione Picone ha preso il finanziamento della scuola media, mai c'è stata nessuna manutenzione, scuola Pascoli, e in più con risorse di bilancio stiamo facendo la manutenzione nelle scuole materne, oltretutto parla delle strade. Io ho le foto qua, ma vi ricordate com'erano le ville nel 2012, nel 2000? Io ho le foto. Poco fa all'amico Sergio gli facevo vedere che cosa c'era nei sotterranei di questo centro polivalente. Io ho rottamato mezzi che si pagava puntualmente il bollo ed erano giù che non venivano utilizzati. Mi sono venduto, dico come venduto personale in quanto sindaco, pure il ferro vecchio mi sono venduto, perché era giù e non si capiva nulla. Il cimitero, vogliamo parlare di gestione cimiteriale? Noi lo facciamo tutto con risorse interne, lo facciamo. Prima si andava in appalto. Così anche altre attività che sono state sperimentate attraverso borse di lavoro e tutto, tutti con una situazione, e di questo devo il verde pubblico, no, perché ci tenga a dirlo, perché se l'ESA c'era tanti anni fa e non lo utilizzava nessuno, e io come amministrazione da 4 anni la potatura di Campobello me lo fa l'ESA, non ci costa neanche un centesimo, e che costa, scusami. Così anche, e di questo di ringraziare le tante associazioni, non è vero che a Natale non è stato fatto niente, è stato fatto più di un mese di teatro al centro polivalente, con le associazioni presenti in questa struttura. E grazie anche a loro abbiamo fatto tante altre attività, e io devo dire solo grazie alle associazioni, perché senza di loro non si va avanti. Quindi non è rassegnazione, la mia, come dico a qualcuno, è rabbia generazionale, perché sto pagando e stiamo pagando un prezzo altissimo, e tutti qua dentro, compreso gli amici 5 Stelle, sappiamo delle responsabilità, e qua non è una politica locale ma di carattere generale, giusto? E Agrigento dovrebbe essere da volano di un territorio, e ora siete rappresentati dignitosamente in consiglio comunale, dovrebbe essere da volano di un'intera provincia. E chiudo per dire che sappiamo tutti quello che succedeva nel comune di Agrigento, di Agrigento, o nella provincia regionale di Agrigento, sappiamo tutti quello che succedeva, e purtroppo non mi riferisco a questa amministrazione,
quella precedente amministrazione, i gettoni, qua Comune di Campobello non esistono i gettoni, esistono gettoni di presenza per 30 euro. Seguimi, seguimi. No, no, no. Io Leonardo, no, no, io giusto, io chiudo. Leonardo, per precisarlo, anche la vicina di Ravanusa, che c'è Giuseppe che è di Ravanusa, metà per Ravanusa. Comune di Campobello di Licata non ha né commissioni. No, ma io, ma ascoltami, ma te lo voglio, ve lo voglio dire chi viene da fuori, che è una situazione diversa dalle altre. Noi non abbiamo commissioni. E il gettone di presenza, e il gettone di presenza è pari. Scusami Leonardo, è il gettone di presenza, perché qualcuno quando dice ammastagliare le teste, è 30 euro! 30 euro lordi il gettone di presenza di un consigliere. E ogni anno. Scusate, un consigliere comunale ogni anno quando li percepisce, percepisce un netto di 300 euro. Va bene. Allora, faccio, sì. Bene, una replica per piacere velocissima, perché ci sono altre domande. No, non è, vabbè, diciamo il sindaco ha avuto tempo e spazio. No, per carità, non ho null'altro da aggiungere se non che pur chiaro, il mio interesse è per il pubblico, cioè a me interessa fare parlare il pubblico, se poi volete prendervi il tempo prendetevi il tempo, cioè, figurati. Purtroppo, pur con tutte queste profusioni di impegno, purtroppo dobbiamo constatare che di fatto il Comune di Campobello Delicata un centesimo ad oggi non lo può spendere. Siamo arrivati a questo punto, la situazione è drammatica, iniziative produttive per il territorio non se ne sono state fatte, non è stata fatta partire subito una differenziata, siamo a 3 anni e mezzo dalle elezioni, non sono state fatte partire tantissimi di quei progetti che avrebbero potuto rilanciare da subito questo territorio, invece dobbiamo aspettare. Molti di questi progetti sono meritevolissimi, so che alcuni comunque vengono da precedenti amministrazioni, quando voi eravate in opposizione, per carità, ottime iniziative, però di fatto oggi progettualità e iniziative che possono rilanciare subito questa economia, in qualche modo iniettando un po' di fiducia nei cittadini, non ne sto vedendo. Questa è la mia opinione, ne possiamo discutere magari in un altro momento per non tediare i nostri amici concittadini che magari sono qua. Il signor Camilleri. Ciao, buonasera a tutti. La migliore occasione per fargli auguri di buon anno a tutti. Io sono convinto che noi non ce ne possiamo più uscire. Non voglio condannare l'amministrazione per tutte le cose, perché non sono, essendo che uno non è dentro l'amministrazione, non riesce. Perché l'operato ormai dei sindaci, delle piccole amministrazioni, penso che sia difficile amministrare per tutti. C'è stato un comizio quando si parlava dell'acqua e della Dedalo, e io ho preso parola e ho detto, dico, mi auguro, tanto era un comizio scemo, mi auguro che ci sono le forze dell'ordine, perché non è possibile che questi signori presentano delle fatture della manutenzione, un cambio di olio 8.000 euro, ma tanto pagammo noi altri, problemi non ce n'è. Sì, la domanda è anche la risposta, professore Sergio. No, glielo dico perché valutando un pochettino tutte le cose della nostra politica, pagheremo sempre noi, perché andando a vedere un pochettino quello che sta succedendo nelle province che hanno abolito. E questo non si dovevano abolire la regione, perché le regioni sono fasulle, perché sono dei trombati messi lì nelle varie istituzioni, nelle varie partecipate, che stanno disanguando tutto. Ragion per cui noi vi posso dire, almeno a mio avviso, da un ignorante, da un povero artigiano, ma che vuol dire questo povero artigiano? Cioè noi non ce ne usciamo più, perché basta vedere un pochettino quello che succede a livello regionale e a livello nazionale, cioè loro continuano a disanguare tutto. E poi è inutile che adesso dalla Dedalo si passa alle SRR, sarà un'altra partecipata che noi non sapete quanto ci costeranno. Ma io, come lo dici, io sono un povero ignorante, così ogni tanto leggo e vedo, cioè tiro un po' le conclusioni. Io vi dico che noi non ci riusciamo più. La cosa peggiore che a me fa pena di questo popolo siciliano, che è bistrattato, malmenato, umiliato, e nessuno parla, nessuno dice niente. Signori miei, per concludere, ci vogliono le manifestazioni, non violente, violente no,
però essere un milione di persone e farle paura, non si può governare una Sicilia col 18%, questi fanno di tutto. Infatti ora il signor Renzi vuole cambiare alcune cose perché i conti non tornano. No, ho concluso, professore Sergio, perché vedo un pochettino, seguo un po' tutto quello che succede, cioè noi ormai la pagheremo su tutte le cose, basta salvare le banche e basta salvare, loro devono salvare la povera gente, non ce la fa più, perché noi in Italia abbiamo avuto 50 sanatorie, ma le sanatorie quelle dei ricchi, basta pensare solo queste, la povera gente continuerà solo a pagare. Signore, o ci ribelliamo o moriremo, tanto abbiamo perso i figli se ne vanno tutti e la cosa mi emoziona, perché l'unica figlia se n'è andata in Inghilterra, ci vado anch'io, vado a parlare l'inglese. Io dico solo auguri a tutti, ribelliamoci. Una signora del nord ha detto, signore miei, usciamo fuori con gli attributi, e allora dico usciamo tutti fuori. Grazie. Grazie a lei. Sono stati sollevati una decina di temi giganteschi che ovviamente non possiamo trattare qui. Signor Lombardi. Buonasera a tutti. Io stasera ho ascoltato un po' le stilettate, innanzitutto iniziativa lodevole accolta dal Meetup 5 Stelle, proposta dal PD, assolutamente, un modo per confrontarsi, per discutere, per capire meglio chi magari è meno vicino. Io da qualche anno sono consigliere comunale, quindi magari ho più a conoscenza alcune problematiche rispetto magari al cittadino comune. Però io stasera onestamente mi sento di fare una sola critica al Movimento 5 Stelle, non voglio entrare sui motivi di altri, che sembra forse stupida oppure viene girata facilmente. Secondo me un movimento che si pone di alternativa, di proposta, deve saper proporre l'alternativa a quelle che sono le scelte di un'amministrazione, giuste o sbagliate. Se l'amministrazione ha proposto qualcosa, io stasera avrei gradito ascoltare l'alternativa, poi magari tra qualche anno saremmo stati in grado, chissà tra un anno e mezzo quando andremo a votare, di valutare che cosa. Loro hanno scelto di andare da un lato, la controproposta era questa, sarebbe stata una controproposta magari più giusta, più valida, più concreta, più sensata, perché così, cioè non si può fare l'opposizione. Bellissima la metafora della macchina, del conducente, io ho deciso di girare qua, bellissima, poco concreta, bisogna arrivare alla sostanza dei problemi. Una alternativa, una opposizione o un'alternativa politica amministrativa in questo caso degna di questo nome deve portare la controproposta, se no è sterile, se no è fine a se stessa, se no non serve a crescere, per crescere tutti, al di là di, dico, serve la controproposta. Quindi dico, secondo me, dico da spettatore, non voglio entrare nelle stilettate, nei colpi di fioretto, belli, sì, tutto quello che vogliamo, però dico, la controproposta, la concretezza è il sale, quello che probabilmente molta gente stasera voleva ascoltare. Se questa amministrazione ha scelto di comprare bottiglie da mezzo litro, voi che cosa controproponevate? Scusami, sì, dico, perché secondo me stasera eravamo tutti qua a venire ad ascoltare soprattutto questo, perché se ci sono delle scelte giuste o sbagliate, io non voglio entrare, io sono minoranza, molto, molto critico, guarda, l'intervento è chiarissimo. Sì. Noi dico, per capire un po' quali possono essere le controproposte di questo meetup. È una cosa che avevo anche chiesto io. Sì. Grazie intanto per l'opportunità che ci dai per rispondere. È ovvio che abbiamo constatato stasera, mi pare tutti quanti, che questa amministrazione si trova in un cul-de-sac, cioè in un collo di bottiglia da cui non se ne può uscire. In questo momento la spesa corrente, ordinaria, quello che sia, insomma è bloccata, ok? Quindi questo è quello che ci siamo sentiti dire. Come proposte noi ne abbiamo tante da fare, tantissime, però siamo stati, aspetta un attimo, siamo stati convocati qua non perché
il comune proponeva, cioè l'amministrazione proponeva, faceva delle proposte e a noi non erano gradite. Non abbiamo sentite proposte, voi avete sentito proposte dell'amministrazione da parte, no, fammi finire di parlare gentilmente, poi ti do la possibilità, se il moderatore vuole ti do la possibilità di rispondere. Non abbiamo sentite proposte adesso da parte dell'amministrazione. L'amministrazione a noi ci ha chiamato perché abbiamo fatto una foto. Ah, voi quella foto non dovevate farla, noi poverini siamo in un cul-de-sac con la spesa bloccata, punto. Noi siamo qui, non abbiamo sentito proposte, abbiamo sentito dire guardate la Corte dei Conti ha fatto così, questo ha passato amministrazione, questo questo è quello che hanno detto, proposte non ce ne sono state. Noi se dovessimo andare adesso ad amministrare, state pur tranquilli che ne faremo di proposte e anzi addirittura faremo in modo che sarete voi stessi cittadini a scegliere quali siano i temi, le proposte da fare in un programma elettorale, e anzi noi vi faremo partecipi affinché siate voi cittadini a scegliere assieme al Movimento 5 Stelle sempre, e già l'avevo detto durante questo incontro, che saremo a disposizione dei cittadini, perché sappiate una cosa, i cittadini che si candidano per il Movimento 5 Stelle sono semplicemente portavoce di l'ultimo anello, portavoce di voi cittadini, sarete voi cittadini a scrivere quel programma con le competenze di ognuno di noi. Quindi proposte qui l'amministrazione non ne ha fatte, non ne avevamo da criticare nessuna proposta. Scusami. Io sono proprio anche meno, semplicissima. L'appunto ti viene da uno che ha criticato molto il piano di riequilibrio e molto spesso ne abbiamo parlato. Tu hai criticato poco fa il piano di riequilibrio. Qual era la controproposta di 5 Stelle al piano di riequilibrio? No. Sì, quando tu parlavi con me ed eri in una prima fase non convinto del piano di riequilibrio e poi ti sei convinto. Seguimi. E oggi tu ti sei reso conto che il piano di riequilibrio è una stupidata. Io vorrei capire qual è la controproposta, spiegamela a me che io non ci arrivo. Allora questo è un cul-de-sac. Scusa, così entriamo veramente in un cul-de-sac, perché state ripetendo in loop le stesse cose. Per cui se va bene io darei una replica al segretario Calà per questo intervento. Un attimo. Scusate un attimo, io mi ero ripromesso di mantenere. Scusate, facciamo però completare l'intervento. Grazie. Mi ero ripromesso di mantenere la calma e un profilo abbastanza basso per non turbare, diciamo, la discussione. E ti pregherei di continuare a farlo. No, però ci sono alcune precisazioni che vanno fatte. La prima che mi preme precisare è questa. Qua si è equivocato tra chi ha promosso questa cosa e chi doveva presenziare. E allora chiariamo subito una cosa: questo è nato, come ho scritto migliaia di volte, da una foto e una interlocuzione tra me e il Sicilia, a cui ho proposto un incontro con il PD. Questo è stato detto in fase iniziale. Sì, scusa. No, scusatemi, se dovete mettervi veramente a cavillare su un messaggio Facebook io mi rifiuto, cioè non mi rifiuto. Prego. E allora io, per chiarire davanti ai cittadini e non solo tra di noi, ho fatto questo invito al Metap. Dopodiché sono arrivate delle domande da parte di cittadini che dicevano come mai c'è l'incontro tra il PD e non c'è l'amministrazione. L'amministrazione
in quanto tale nel suo complesso non c'è, perché era nata tra il PD e il Metafi 5 Stelle. Dopodiché, visto che c'erano delle richieste su Facebook, io ho risposto dicendo: io non abbiamo problemi a interessare in questo dibattito tutta l'amministrazione, basta che non sia un cavillo per non fare più niente, ma se il Metafi 5 Stelle è d'accordo possiamo far partecipare anche il resto della giunta e dell'amministrazione. A questo non ho ricevuto nessunissima risposta. Ecco perché stasera, a quanti me l'hanno chiesto, questa è la risposta per cui non c'è il resto della giunta. Questo è uno. Dopodiché volevo chiarire anche un altro paio di cosette, se trovo il foglietto. Ecco qua. Il dibattito stasera, che era nato sulla situazione locale, qualcuno ha cercato di portarla anche fuori da questa situazione locale. E allora intanto dico, il comune, tutti i comuni, non questo solamente, tutti i comuni non sono delle multinazionali che aprono aziende una dopo l'altra, richiamano gente, li assumono e sanano l'economia di un paese, ed è uno. Questo partito locale si è permesso, con varie comunicazioni pubbliche, che se mi danno un po' di tempo vi leggo, no, perché è nato da questo l'inconsistenza amministrativa. Io ho scritto in tempi non sospetti il 24 novembre, mi sono permesso di scrivere questo. Spero che la sfiducia possa passare, si andrebbe alle elezioni e i grillini potrebbero vincerle. Si raggiungerebbe così due obiettivi. Naturalmente questa è una mia opinione, giusto? Potremmo constatare l'inconsistenza amministrativa dei 5 Stelle e allo stesso tempo il PD all'opposizione avrebbe la possibilità, se qualcuno mi può far finire, avrebbe la possibilità di pulire alcune interessate incrostazioni di qualcuno che è salito sul carro del vincitore negli ultimi tempi, per capirci, e potersi ripresentare dopo qualche anno con una faccia più pulita. Ora, nel PD noi queste cose ce le possiamo permettere, giusto? Altri probabilmente no, perché noi abbiamo una nostra autonomia, ci possiamo anche scagliare contro i nostri stessi dirigenti, mentre in altre parti questo non è permesso. Allora vi, per questo, ma questo stavo dicendo, scusami, per questo stavo dicendo, manteniamo il discorso a livello locale, e invece spesso e volentieri, e non certo da parte nostra, si cerca, lancia in resta, di partire per altre cose. Restiamo locale. Di qualcuno che dice che tutto questo dipende dallo stesso, come ha detto, filologico. Sì. La stessa filologia, sì, che poi. No, i miei contenuti, e chiudo, perché scusami, fin tanto che si parlava di cose amministrative è un conto, se parliamo di politica è un altro conto. Allora io voglio essere pratico, sono stato abituato fin dalla nascita, non avendo mai ricoperto un ruolo da dipendente pubblico, giusto? Sono sempre stato un lavoratore autonomo. Sono abituato le cose a farle ed essere concreto. Allora la concretezza che dico io è: stasera ho visto tanto fumo, sareb ora che ci faceste vedere anche l'arrosto,
l'arrosto, senza giri di parole e senza i tuoi sofismi, caro Peppe. Proposte serie. Se noi facciamo una cosa che per te è sbagliata, fammi la controproposta, come diceva qualche altro. Giusto? Oh, c'è un bilancio, è stato pubblicato, se c'era qualcosa di veramente concreto, tu potevi dire questa posta non andava qua, ma andava messa da un'altra parte, si faceva questo anziché quest'altro. Questi io li chiamo atti concreti, non fumo, fumo, fumo. Con questo, con quello che ha a disposizione questo comune, ha fatto miracoli. Miracoli, e la gente seria e per bene questo lo nota. Visto che tu hai già cominciato la campagna elettorale dicendo che le prossime elezioni saranno i cittadini, questa è già campagna elettorale, giusto? Oh, ora chiaramente non potevo esimermi come segretario politico. Ti chiedo di concludere, però, perché ho un'altra domanda, chiusure varie. Vabbè, aspettiamo il resto di... e poi eventualmente, se c'è il tempo, riproponiamo. Allora, io voglio intervenire a rispondere al segretario Calà, che non ci è arrivata nessuna domanda se doveva partecipare tutta l'amministrazione oppure no. Almeno che noi non ce ne siamo accorti, però noi abbiamo dato risposta, l'abbiamo dato la risposta noi alle perché infatti io l'ho sottolineato stasera. No, scusate, però veramente arrivare ai commenti di Facebook, qua vedo che c'è qualcuno che dice che ho pubblicato, confermo che anche per il 2016 ho pubblicato tutte le minchiate che mi passano per la testa, scusate per la parolaccia, sono dei post che vanno su Facebook molto divertenti, ironici. Chi non ha autoironia, secondo me, è un... aspetta, una persona triste, ecco, andiamoci così. No, veramente, veramente. Va bene. A me questo non no, dire. Va bene, d'accordo. Cancelliamo questi ultimi 5 minuti di cose dette e fatte. Cancelliamo questi ultimi 5 minuti. La serata, secondo il pubblico, di continuare. Nei limiti ci restiamo. Restiamoci tutti. Ma chi fa elettronico? Sì. Restiamoci tutti Lillo, nei limiti, infatti. Lillo, tu allora se dobbiamo dirle, diciamo tu. Non le dobbiamo dire proprio per niente, perché veramente non lo voglio rovinare alla fine. Cittadini veri, distinguerli da cittadini falsi o bari, non mi sembrano belle parole da dire. No, non... Basta. Vabbè, il signor La Mattina... Mi preoccuperò di fare un carteggio. Dai, su Facebook un carteggio così, dai. Allora. Tutti sanno, guardano bene, mi ascolta, che non sono del PD. Tutti sanno che non sono il Movimento 5 Stelle, ma tutti sanno che sono attualmente un dipendente comunale. E in questa sicura funzione sto intervenendo, perché ho sentito poco fa un solo relativo, l'amico Ponticello, che ha detto che dobbiamo tagliare la testa a qualcuno, o dobbiamo togliere qualcosa ai dipendenti. Mi dispiace che l'amministrazione abbia fatto soltanto un piccolo accenno, ma ha fatto un piccolo accenno, non parla di persone, ma non abbia affrontato questo. No, cioè, scusami, per dovere di completezza, l'amministrazione ha avuto una reazione molto violenta all'affermazione di tagliare le teste, tanto che ho dovuto contenere. Perché ti ho detto che parliamo di persone e mi sta bene, ma dovevo andare a spiegare dove dobbiamo andare a spiegare, perché dobbiamo spartare questi miti. Qua in questo comune abbiamo forse il più basso numero di dipendenti di tutta la provincia di Agrigento. Su 79 ci sono 36 che sono con data a tempo determinato, la rimanente parte sono
una condanna a tempo indeterminato e part-time. Indeterminato e part-time. Ma il problema è un altro. Vogliamo sfatare questo mito di queste indennità di punizione che prendono questi capo settore? Vogliamo sfatare una volta per tutte, lo diciamo, prendo 2.100 euro compreso le indennità di posizione, 2.100 euro. No, questo è compreso, è compreso nell'indennità di posizione, 2.100 euro, e abbiamo funzionari che firmano per 8 milioni di euro mandati, firmano assumendosi la responsabilità di quello che firmano. E ci sono altri che firmano per quel documento, per quell'atto, assumendosi la responsabilità esterna. Questo non dobbiamo dimenticare. Chi è parente di voi si assume la propria responsabilità nel limite, ma non deve rispondere né alla Corte dei Conti, non deve rispondere alla Procura della Repubblica se ha commesso o non ha commesso qualche atto, qualche falso, qualche cosa. È chiarissimo. Quindi sappiamo, e dico che un operatore ecologico, senza voler togliere niente all'operatore ecologico che svolge un servizio per tutta la società, prende con mezza eternità 2.600 euro. Mi fermo qua. Quindi pigliamolo una volta per tutte con questi funzionari di quella cooperativa. Io non ho la persona che è grazie per la precisazione. Angelo, lo ringrazio davvero perché ha fatto l'intervento di difesa della categoria dei lavoratori che sono la pubblica amministrazione. Perché? No, il mio intervento di chiusura è anche di ringraziamento, però siccome Angelo ha fatto un intervento mi sembra anche doveroso. Perché questo mi sembra doveroso? Perché, come diceva Angelo, viene anche la rabbia di chissà quale soldi e di quali prebende questi funzionari del Comune di Campobello di Licata si fanno da padrone. Io una cosa la posso dire, e a qualcuno lo dicevo l'altro giorno e non voglio fare nessuna citazione, scusate, è giusto che la gente, i cittadini si ribellino, si indignino in quello che succede, ma l'indignazione non deve venire, o non doveva venire adesso, ma doveva venire quando il Comune di Campobello di Licata aveva 12 posizioni organizzative, o quando aveva degli affitti, o quando aveva che per degli spettacoli sa quanto si pagava, ci stava, qualcuno potrebbe dire, ma oggi stiamo pagando quello. Angelo ha voluto fare una precisazione, io pubblicamente, non si può fare l'errore di tutta l'erba un fascio, perché potremmo dire tutti i politici sono dei delinquenti, io non mi ci sento, e così anche Angelo dice io non sono un fannullone, così anche altre categorie di lavoratori che sono in quel comune, che vi posso dire, il comune va avanti anche principalmente grazie ai precari, quelli che qualcuno parla, fannullone. Come in ogni famiglia, guardiamoci all'interno di casa nostra, non penso che i nostri figli siano tutti uguali, abbiamo delle differenze, non si buttano a mare i figli, si cerca, visto che ci sono, di utilizzarle il più possibile. Ma noi abbiamo impiegati comunali, questo comune deve dire grazie, cose che altre amministrazioni non hanno sperimentato, vanno nelle scuole a svolgere il ruolo di educatori. Questo comune, prima della mia amministrazione, è stato condannato perché non c'erano gli educatori nelle scuole. Questo comune ha tolto gli affitti. Gli educatori vanno a fare che portano i disabili a Ravanusa dei disabili al centro amico di Ravanusa. Gli impiegati comunali fanno i messi notificatori. Gli impiegati comunali non vanno quella mansione statica che hanno, cambiano, si danno sempre nella massima disponibilità, c'è sempre la massima disponibilità. E Angelo non è un caposettore, pubblicamente posso dire che lo merita, ma non è caposettore. Ma vi posso dire di più, c'è gente
che, come diceva lui, anche in altre categorie, anche nelle categorie che noi stessi rivestiamo della politica, non merito minimamente neanche il compenso, l'indennità che percepisco né da parlamentare né da altro. Andiamo a conclusione. Chiudo questa amministrazione in merito ai capisettore, perché come qualcuno volgarmente, e poi sono dei messaggi subliminali che vengono per le strade, ci ammattaglia la testa. Qua non siamo Guelfo Ghibellini, parliamo di gente che dignitosamente, e siamo umani, e si può anche sbagliare, e si può anche sbagliare, ma si affannano lo pane. E se questa amministrazione da 8 le ha portate a 6, l'ha fatto questo sindaco, l'ha fatto. Da 8, ma non è un fatto numerico, perché si sbaglia, perché parliamo di persone, parliamo di intelligenze che ha un comune. Se, perché se fosse, come mi ha insegnato un segretario comunale, il comune è una macchina, il pezzo lo potremmo sostituire, ma il comune non è una macchina. Il comune è fatta di persone, di uomini o di intelligenza. E quindi, se in questo momento, dico in questo momento, un comune ha la necessità di avere 6 capisettore, perché da 8 si è passata a 6? Poi da 6 può diventare 5, può diventare 4. Ma questo si matura man mano che si amministra, perché è facile tagliare le teste, ma il problema è il giorno dopo del taglio delle teste. E quindi chiudo, dico serenamente, intanto mi scuso col consigliere comunale di Agrigento per quella mia affermazione. Ringrazio davvero questo, il Partito Democratico, cui io milito, e non ho nulla di che vergognarmi personalmente, perché gli uomini li fanno, i gesti che fanno personalmente. Io ci credo nel Partito Democratico e rimango a lottare all'interno del Partito Democratico. Io non vado in altri lidi. Io ho, perché nel Partito Democratico personalmente io riconosco dei valori al Partito Democratico, fatti di una cultura di centrosinistra a cui io ci credo e cerco di portarla avanti, consapevoli che chi sbaglia e chi è disonesto deve pagarla, anche all'interno del mio partito. Mi potete dire ci sono delle caste che si mantengano, ma non l'ho commesso io degli errori, li mantengo indirettamente, non sfuggo, rimango, perché voglio cambiarlo dall'interno. Questo è il mio ruolo all'interno del Partito Democratico. In merito alla trasparenza, tranne questo errore che di una breta unica, e invito anche il Metap 5 Stelle, no, è un saluto questo qua, è una democrazia partecipata, per volontà del sindaco c'è una telecamera installata all'interno della sala consiliare. Mi risulta che forse qualche consigliere non la voglia attivata, perché c'è bisogno del consenso dei consiglieri comunali, ma se andate nella sala consiliare c'è una telecamera, quindi si potrebbero fare, come dire, i consigli comunali in diretta, tranquillamente. L'Albo Pop, voi che siete 5 Stelle, sapete, Bagheria l'ha sperimentato, il comune di Campobello Delicato è il primo comune in tutta la provincia, per non dire tra i pochi comuni in tutta la Sicilia, ad avere l'Albo Pop, e quando prima ci sarà l'Albo Pretorio su Facebook. Quindi per me né una ragione di vita, credere o non credere qualcuno, non mi interessa, io i conti li faccio personalmente con me e con la mia coscienza. L'ultimo, quindi ringrazio il 5 Stelle, perché quando fanno e sollevano questioni che guardano l'interesse della comunità, ne prendo solo spunto, perché comunque si guarda il bene di un paese, il bene comune, che non dobbiamo mai dimenticarlo. Io non vedo, ma è l'unica cosa che non, è che questo un incontro che è partecipazione, che è il sale della democrazia, deve servire anche a migliorare nel linguaggio, perché è una società che non è abituata, è abituata ai talk show. Quindi dico, però il consiglio è, per non cadere nella demagogia, da ambo le parti potrebbe essere, che alle proposte ci siano le controproposte, se no si crea confusione. E questo noi, questo territorio, Campobello, Agrigento, non se lo può permettere, perché è un prezzo che paghiamo salatissimo, perché non possiamo andare in frantumi, cioè buttare l'acqua sporca e il bambino. Dobbiamo cercare di distinguere. Quindi che benvengono altre iniziative, che qualcuno dice la campagna elettorale è partita, benvenga, non niente di che cosa. Chi mi conosce e viene da fuori non mi conosce, non vivo di politica,
faccio il libero professionista con sacrificio e tutto. Quindi, ma una cosa è certa, e questo per chi non mi conosce, anche gli amici del Metup che mi conoscono, una cosa è certa, non, la mia barra è sempre dritta, che guarda l'interesse di un comune, libero di crederci o non crederci. E l'ho dimostrato nelle denunce fatte contro Girgenti Acque, non opposti come tutti hanno un prezzo all'interno di quella società, o in altre società, non ho prezzo. Perché la mia, e ci vogliono credere o non credere, la vita è servire, io ci credo. Altri facciano le loro scelte. Quindi dico, grazie Sergio per la sua disponibilità e la pazienza anche, devo dire. Ma di tutto questo, l'invito che faccio e che rivolgo, che possono essere altre forze politiche, non per forza ci deve essere l'amministrazione, ma che ci sia discussione in un paese come il nostro, non solo nella campagna elettorale, però senza perdere mai quello che è l'obiettivo, l'interesse del bene comune. Ok, un intervento di chiusura del Movimento 5 Stelle, poi chiuderò io, sì, e chiudiamo. Sì, sì. Ringraziamo ovviamente il sindaco Giovanni Picone e l'amministrazione comunale per averci dato questa possibilità. A proposito del fatto della coesione, di quello che ci lega per quanto riguarda Campobello, ti voglio fare una battuta. Prima di venire qua con un grande amico ci siamo presi una cosa al bar e mi ha detto chiaramente: lo perdete questo dibattito con il PD. Ci si guarda, guarda, io gli ho detto semplicemente una cosa, per farti capire come la penso io, cioè, ti ho detto, guarda, se c'è da vincere o da perdere, chi vincerà o perderà, è la cittadinanza di Campobello. A me interessa semplicemente portare a conoscenza quello che la mia amministrazione, il mio comune, il mio sindaco sta facendo. Tu non hai risposto alla mia domanda, però purtroppo, che prospettive abbiamo? È rimasta nel vuoto. Cosa si sta facendo? Che prospettive abbiamo? Non è stato detto. Sì, vabbè, si è capito. Si è passato del passato. Il futuro possiamo parlare, se volete. Giusto. Quindi le proposte, speriamo in futuro, quando ci saranno le possibilità, considerate che siamo gente che lavoriamo, e chiediamo a tutti di partecipare attivamente alla vita del Metup, perché il Metup è l'interesse cittadino globale, non ci interessa i colori, quello che ci interessa è la nostra comunità, prima di ogni cosa. Grazie. Allora, voglio ringraziare il Partito Democratico, voglio ringraziare il Meetup 5 Stelle di Campobello di Licata, ringrazio tutti voi che avete seguito questo dibattito con attenzione, con discrezione, con cortesia. Finalmente questa sera abbiamo raggiunto un risultato grandioso, siamo stati meglio di Ballarò, sono soddisfazione. Grazie e buona serata a tutti.